Buonasera a tutti, stiamo parlando di merda. Più o meno. Beh, mi sembra un buon modo di porla. Stiamo parlando della vita. Praticamente nonostante li avessero puliti, no, la però situazione aspetta, era moco. Allora, ti blocco subito. Visto che stiamo parlando di questo argomento così importante, ti prego di condividere con tutti questa cosa. Vabbè, frigoriferi pieni di roba marcia. È il sunto. Fine. No, è il dettaglio, sono i dettagli la cosa importante. I frigo erano vuoti. Hai assunto un po' troppo. E i frigo erano vuoti, però puzzavano comunque. Cioè, allora, la cosa peggiore... Tirkarin, guarda che ti do 4, se riassumi ancora così. La cosa peggiore è stato quando ho caricato un frigorifero, bello tranquillo, io ho aperto il frigo, ho guardato, era vuoto, ho detto a posto. Carico questo frigo, alla prima curva inizio a sentire una puzza spaventosa. Mi fermo, scendo, dentro il freezer che non avevo aperto c'erano due trote marce. Come due trote marce? Sì. Oh, io nel telefono aziendale ho foto che voi non vorreste mai vedere. Manda. Ma che manda? Oh, manda. Scemo, ma che cazzo mandi? Aspetta, ma che c'è dei problemi? Vediamo che trovo, prendo il telefono. Ma che vediamo che trovo? Non gli date, ma io non lo voglio vedere queste cose. D'accordo, è quello il problema. Manda tutto, ma manda che tutto. Mandi? Guarda, ci mando io, ma non mandarlo su WhatsApp, mandalo sul gruppo Telegram. No, caos. Ma perché questa cosa? Vedere la gente soffrire. Che poi di recente di recente è meglio lavorare perché col freddo c'è tutto congelato, quindi non puzza.
Immagino il divertimento d'estate. Allora, scusami. D'estate non ci si... allora, d'estate a Roma non ci si può neanche avvicinare ai cassonetti dell'umido. Sono d'accordo. Cioè, d'accordo. Allora, non sai se c'è un caseificio che sta facendo il pecorino o se sono i cassonetti. Ma no, il pecorino, cazzo, rispetto all'odore dei cassonetti è a Roma. Ah, tipo, no, comunque, quando sono andato a Roma, le persone che ci stavano guardando, penso che l'abbiamo appena fatto scappare. Quando sono andato a Roma, urlando, dietro all'Airbnb in cui avevamo preso casa, c'era tipo... Che eri a San Lorenzo, mi sa. Vicino alla Tuscolana. San Lorenzo, eri in fondo alla Tuscolana. E c'era tipo questa via... con tipo 7 cassonetti uno di fianco all'altro, ed era tipo luglio, e facevamo tipo 5 minuti a piedi per evitarci i cassonetti e poi rientrare nello stesso punto. Era veramente ingestibile. Ah, vabbè, ma io ora che ci penso, io sto guardando tutte le foto generiche, basta guardare le foto mandate dall'amministratore delegato. Ma io non lo voglio vedere, cioè sto bene così. Cioè, l'amministratore delegato, l'amministratore delegato non mi serve. Si becca roba degna di rotten.com giornalmente. Cioè, sì. Che sclife che ho trovato. Ma perché? Ma io non ne sentivo il bisogno di sapere queste cose. Posso ma gli dai del voi all'amministratore delegato? No. Wegomba. Wegomba. Do del esso. Sua maestà l'amministratore delegato, no? Ed è il tizio che si sta grattando la ciola in canottiera sulla scrivania. Bor, sei dentro Watch Together, che non ti ho fatto partire la canzone. Vai, faccio partire allora. Bir, ti ho mandato le foto. Una foto. No, ecco, una, perché, cioè, sinceramente, non vorrei... Perché... Già il fatto che va sparato un plurale mi preoccupava. Aspetta, sto cercando le altre. Qua c'è un'altra. No. Vabbè, cioè, questa, dai, questa non è colpiata così male. Cioè. Sentire il sottofondo. Lei fa... No! No! Cioè, allora, la prima non è... Sto che ho paura. No, la prima no. Ma fra, cioè, nel senso, sono foto di roba sporca, cioè, basta. Allora io, guarda questo. Non c'è tipo un pesce con l'interiore aperto. Quella è tutta, quella roba nell'ultimo è tutta carne marcia. Io so per vomitare. Cioè, nel senso, ok. Cioè, a me è l'odore che fa schifo, vederla sta roba non è che mi dà sì, fastidio. Sì, scusami, ma... dove l'hai girata sta cosa? Ma non lo voglio sapere, ma va bene così. Ma da che telefono me l'hai mandato? Quello aziendale. Cioè, hai il mio numero sul tuo telefono aziendale? Sì, perché il telefono aziendale che mi avevano passato faceva così schifo che io ho preso il mio vecchio telefono e ci ho infilato la SIM del telefono aziendale. Quindi questo è il mio vecchio telefono e ho tutti i vostri numeri. O meglio, in realtà non so perché ho il tuo e quello di Giulio, gli altri non ce li ho. Non li avevi ancora salvati? No, non credo fosse quello il motivo. Hai deciso che non siamo degni della tua attenzione? No, perché in realtà credo che avevo fatto un po' di pulizia prima di farlo diventare telefono aziendale, ma poi Google ha deciso di rimettermi. Sì, dicono tutti così, bravo. Io non riesco a trovare. Oddio, questo purtroppo no. Non si vede dentro. Io ti mando la foto. Allora, questo sono stato il io il coglione. A me mi preoccupa il fatto, allora, che questo frigo. Questo frigo, il coglione a bucare la pellicola, sono stato io. Aspetta che devo vederlo. Ho bisogno del supporto visivo. E che cos'è quella roba che allora, fuori? Allora, quello è un freezer a pozzetto. Ok. Letteralmente pieno di cibo. Buono. Tutto cibo marcio, non credo, tutta carne non marcia. Credo che sia buono. Cioè, l'hanno buttato così? Sì, perché che è successo? Pieno? Ti spiego che cosa è successo. Sicuramente persone che sono andate in ferie sono partite. O gli è andata via la corrente, o gli si è rotto il frigorifero e tutta la roba dentro è marcita. E piuttosto che svuotarlo e buttarlo e separare le due cose, l'hanno completamente incelofanato e l'hanno buttato pieno. E hanno fatto bene. Così. Io sono andato da sto frigo, l'ho visto in celofanato, ho detto sto frigo mi puzza un botto. Ho provato... Sta soffrendo, sta soffrendo comunque Gurir. L'ho spostato, ho visto che pesava troppo, ho detto no, devo fargli un buco, devo vedere che c'è dentro. Ma perché?
perché non posso proprio per quello che ha detto Ilaria, proprio per quello che ha detto Ilaria, potrebbe essere un cadavere. Noi non possiamo caricare, noi non possiamo caricare la roba piena. Una volta ci hanno trovato un frigo con un animale morto dentro. Non potete caricare cadaveri dentro il furgone, grazie al cazzo. Ma tecnicamente io credo che il problema non sia quello. Cioè, hanno trovato letteralmente una gallina morta dentro un frigo. Col collo intero rotto? No, no, ancora con tutte le penne integra. No, 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 col collo intero rotto, nel senso che c'aveva il collo rotto. Perché se l'hanno messa nel frigo dei morti del frigo è più macabro. No, qualche stupido deficiente l'ha presa e l'ha messa nel frigo e l'ha chiusa dentro e l'ha lasciata morire là. No, qualche persona di merda. Questo è tanto crudele. Non sono nemmeno mangiata. Stronzi. Una volta abbiamo trovato tanto stronza. Settimana dopo Pasquetta, mezza mucca dietro un cassonetto. Ma che mezza mucca? Ma la parte di sopra. Quale parte? Di lungo. Cioè, esatto. Oh no, di lungo. Quale parte? Sotto no, no. Ilaria, di lungo. Mezza mucca di lungo. Cioè tagliata a metà in mezzo agli occhi? Sì. E che è passato? Game on. Yam yam. È passato. Yam yam. Io voglio sapere come è successa questa cosa. Qualcuno che l'aveva comprata per Pasquetta e non sapeva dove metterla. Sì, ma come che con mezza mucca, scusa. Allora, che cazzo? Considera che io ero in una via lì accanto, è venuta una signora e mi fa: guarda, in via non mi ricordo. Fa: c'è mezza mucca dietro il cassonetto. L'ho guardata, mezza mucca, scusa. Sì, qualcuno l'ha buttata dopo Pasquetta, è lì da 4 giorni, la puzza che non ti dico, è sto lì là vicino. 4 giorni. La mezza mucca. Allora, io sono una persona malata e la mia curiosità mi ha fatto andare lì. Io vi dico solo che mi sono avvicinato col furgone, ho aperto lo io non l'ho vista, cioè io l'ho vista da lontano, perché io ho aperto lo sportello del furgone, uno spiffero, e ho richiuso e sono scappato. Buono. No, io non posso portare cadaveri nel furgone, mi dispiace. No, io ho detto: signora, deve chiamare l'ama, perché noi non ci occupiamo, noi raccogliamo solo la legna, i materassi, i frigori, carne, niente. Ah, proprio così? Sì, 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 sì. Brutale. Vabbè, tu hai ancora la telecamera dietro lo schermo. Lo so. Sì, sì, ma prendila! Non è dietro lo schermo, è sotto la scrivania. Prendi, è in punizione. È caduta quando ho sistemato i cavi. Allora, aspetta, dove sta? Vediamo un po'. Arrivo, vediamo se la trovo. Fai pure, tanto ormai. Non credo nemmeno ci sia nessuno a guardarci in questo momento. Il mio disgusto c'è a guardarmi in questo momento. Mamma mia. Qualcuno canti una canzoncina, non lo so. Beh, mi sono cacato addosso. Viva il capo, viva. Ci voleva tanto a rimetterla a posto, voglio dire. Oh, su, tornano a piangere perché. No, non farmela continuare la canzone. Oh no. Mi è venuta in mente. Ce l'avevo proprio lì che stavo per uscire. Okay, spero non il cadavere. Dicevo, pensavo fosse più indietro la scrivania, invece era proprio qui. Poi altre cose simpatiche del mio lavoro, perché per carità è un bel lavoro, bello orario, pagato bene. Però sai, quando ti mandano profumato. Ogni tanto sai che cosa succede? Ti svolta la giornata. Che carichi in una lavatrice e dal tubo della lavatrice inizia a sgorgare coccolino e ti improfuma tutto il furgone. E quelle sono le giornate belle. Sono tipo le crate, quelle pazze di Super Mario, che potrebbe capitarti una cosa bella o una cosa brutta. Una volta abbiamo preso una lavatrice che dentro c'erano i vermi. Ma io ho i dubbi che ti capiti qualcosa che bello. Ecco perché l'abbiano buttata. No, perché ti spiego, probabilmente l'hanno buttata che non c'erano i vermi. Qual è stato il problema? Che poi ci hanno... Non penso fosse una domanda seria. Il problema è che qui a Roma, qualunque cosa...
viene utilizzata come un cassonetto. Allora, buttano un frigo per strada, le persone lo aprono e ci buttano la monnezza dentro. Quindi se vedono... butto un cuir per strada ci buttano la monnezza meglio che per dentro. Strada, dai cazzo. Vedono una... Ok, sarei d'accordo con te su meglio che per strada. Il problema sai qual è? I cassonetti vuoti e i sacchetti per terra. Ma funziona così. No, non funziona così. Teoricamente no, però va bene, cioè, nel senso, non è un problema. È il mondo. È il mondo. È arrivato l'uomo vissuto. Mamma mia. Dall'alto dei suoi scarsi anni di vita. È la vita. È la vita. È il mondo. Le bella. La mia. Una volta per dirti sono rimasto 20 minuti bloccato su una strada perché avevo 4 mare in mano che giravano attorno al furgone. Io dovevo scendere a caricare il frigo e i maremmani erano più grossi di me. Ho detto aspetta. Parliamone. Invece sempre con un maremmano una mattina, non me lo scorderò mai, prima settimana di lavoro, arrivo in questa via sperdutissima, vedo 3 poltrone bianche, tiro sulla prima poltrona, tiro sulla seconda poltrona, metto le mani sulla terza. La terza poltrona alza la testa e mi guarda. E che cazzo era? Un mare in mano, rincoglionito. Probabilmente dato che siamo a Roma un cinghiale. Allora, rincoglionito, calmiamoci. Considerano le 6:20 di mattina ed era buio, quindi non avevo capito cosa fosse. Quando l'ho toccato e ho sentito un po' peloso e ho visto che si muoveva, ho detto ok, non è bene. Invece ha alzato la testa, mi ha guardato, si è alzato dal materasso su cui era e si è spostato un po' più in là. Che poi tipo si è messo letteralmente accanto alla cuccia, perché c'era una cuccia lì strada, evidentemente nel quartiere gli hanno fatto la cuccia, c'era la ciotola, gli portano da mangiare. E lui non si è messo dentro la cuccia, lui si è sdraiato accanto alla cuccia. Vabbè, ha senso. Questa è la cosa più romana che abbia mai sentito in vita mia. Proprio AO? Sì, proprio tra 2 minuti i cinghiali faceva. Va bene. Lascia perdere i cinghiali, che è una tragedia qua. Vabbè, anche sì, va bene. Tutta Italia. No, qua a Roma è veramente brutta. Non inizieremo mai. Vai. No, cominciamo così finiamo presto. Allora, sono incredibilmente le 9:40 e stiamo per iniziare a giocare. Io segnerei questa data perché è un... Ma in realtà, se non fosse che ti sei messo a smanettare su cose, avremmo iniziato pure prima. Mi sono messo a smanettare su cose perché voi non eravate pronti. Poi è arrivata l'ora. Allora, avete rotto il cazzo. Partiamo da questo presupposto. Ok, ottimo. Non c'è niente di nuovo. Quello a prescindere. Però Curia ha rotto di più il cazzo. Comunque, visto che avete rotto il cazzo, il riassunto lo fate voi. Comunque su D&D dovrebbero aggiungere un'altra statistica. Rottura di cazzo? Tiro su fortuna. No. Riassunto lo fate voi. Scegliete chi fa il riassunto. Vai Gurir. Tu che sei fresco oggi. Oh, ok, sta mafia. Che è anche quello che è arrivato tardi. Chi è che ha tirato tutti i vita per nascondersi? Cioè è anche arrivato dopo Gurir. No, è arrivato prima del solito Gurir. Ah no, l'altra volta. È vero. Allora, la sessione di settimana scorsa è talmente epica che non può essere riassunta. Quindi andatevela a rivedere. Questo è un paraculo. Mamma mia, sei un paraculo. Tu sei veramente un paraculo. Però è la verità. Bravissimo. Sono d'accordo. È vero. Però un minimo di riassunto, il mio contesto, bisogna darlo. Cioè, io l'ho. Ho dato fuoco a una foresta. Quando quasi è successo? Sì. Quello penso sia kill di base. Tipo una cosa che succede regolarmente ogni volta che siamo in gioco dentro una foresta con kill. Però va bene uguale.
Non avete visto i meme di oggi? Allora, vabbè, dai, riassumiamo perché sennò veramente non partiamo più. Allora, abbiamo... Faccio io. Fai tu? Vai. Allora, molto velocemente, state accompagnando un drago, Scoriatrak, verso la sua tana. È un grande drago rosso, molto vecchio. E perché Boris ha tolto la webcam? Ha fatto pose. Allora, dicevo, state accompagnando sto drago rosso abbastanza vecchio alla sua tana, dove lui vuole ammazzarsi. No. Vorrebbe. Per farlo dovete attraversare i boschi remoti. Quindi, avete iniziato il vostro viaggio, avete incontrato varie peripezie, avete scoperto che in zona c'è probabilmente anche una negromante, a quanto pare, e avete affrontato dei non morti, che esistono perché nei boschi remoti, giustamente, non arriva la luce diretta del sole. E neanche quella del compagno, perché ricordiamoci, siete Eldurgard, quindi c'è il compagno che ha questo secondo sole sopra Elturel che fa male ai non morti. Ma anche il sole normale fa male ai non morti? Avete parlato in due, non ho capito un cazzo. Anche il sole normale fa male ai non morti? Nel senso che comunque non gli piace. Ok. E ho detto fa male anche ai kobold. Il sole normale fa male ai coboldi, ma in realtà i coboldi non ci sono semplicemente abituati. Comunque, alla fine dello scontro con questi non morti, in realtà avete sbloccato un piccolo passaggino, perché Tyr aveva scoperto che l'unico coboldo rimasto fedele a Scoriatrak, Keflek, lo stava in realtà dominando mentalmente per tenerlo buono. E siete riusciti a infrangere questo incantesimo. Keflek ha avuto un po' uno sfogo verso Scoriatrak, dicendogli comunque che lo odiava perché non era più il dragone cattivo che era prima, ma stava diventando più buono, più debole, più tenero e cose del genere, quindi l'aveva dominato per questo. Avete rotto questo incantesimo, avete impedito che Scoriatrak uccidesse Keflek, quindi ce l'avete entrambi con voi, comunque continuano a viaggiare, però Scoriatrak è sempre determinato a suicidarsi, a raggiungere il Monte Carnasso e buttarsi in un'enorme voragine all'interno della satana per porre fine alla sua esistenza, perché ritiene che le sue colpe passate sono imperdonabili, cioè non può ottenere nessun perdono per esse e non può rimediare in nessun modo. Questo è quanto, poi avete anche altre informazioni sparse, ora non ve le sto a riassumere tutte. Avete anche una lettera che finalmente vi è stata consegnata da Keflek stesso e ce la dovreste avere tra i documenti, che è firmata da un M puntato che non sapete chi sia. Mario, ovviamente Mario, no? Attualmente Mario. Detto questo... Io lo so chi è M. Beato te. È Mazinga. Mazinga Z. Il drago è Goldrake. No. Un soprannome sbagliato. Patatrak. No. Arcidemone Drago Rosso. Of Doom della vita finale. Sembrano più delle scurreggine, però va bene, uguale. Cioè, aspetta. A proposito di Patatrak, com'è che si chiama di preciso? Perché io oggi quello che è successo su WhatsApp. Scoriatrak. E perché quando l'ho scritto io non andava bene? Perché te non hai scritto Scoriatrak, hai scritto No, quello l'hai scritto tu. Hai scritto Scoriatrak. Ah, è mai partito una invece una. Sì, vabbè. È partito. Se mia nonna aveva tre palle, era un flipper. Spettacolo. E se aveva una ruota? Era un monociclo. Era una cariola. Possiamo tornare alle nostre vicende? No. Comunque, no. Ok, allora vado a prendere dell'acqua. Continuate a dire cazzate. No, davvero? No, Giulio, hai scritto Scoriatrak tu. Scoriatrak.
Giulia ha scritto scori di patracche. Non ti senti perché si è tolto le cuffie. Vabbè, credo, Giulia, scuori, sì, ma tu hai scritto scori di patracche. Scori di patracche come nuda. E Giulio era ma io incazzato. Ho scritto, guarda che io ho scritto Scoreptrack, sto riguardando i messaggi adesso. Scoreptrack è sbagliato comunque. Perché com'è? Scoreptrack è scritto Scoriaptrack. E perché Giulio dice Scoreptrap? No, ho scritto la K. Allora, l'ha scritto male, però lo diceva in modo giusto. Però e Giulio si alzò incazzato e non ascoltò, perché Bobo diceva la verità. Scoreptrack. Come dice Gurir, si chiama Franco. Abbiamo risolto. Cioè, a proposito, esatto, cioè, nel senso, è più giusto che lo chiamo io Patatrack. Franco è tanto bello il nome Franco. Sì, ma poi Giulio ha una fantasia con i nomi davvero, davvero spaventosa. Abbiamo capito. Madonna, io che cosa ho scritto? Score. Ah, mi sono scordato una A, santo Dio. No, non c'è proprio la E. C'hai visto una E invece di una IA. Ah, allora, okay. Però Giulio, ha scritto Scori Patrack. Se guardi dopo l'ha scritto. No, l'ha scritto male. Sì. No, l'ho scritto bene dopo, la prima volta. Scori l'ho scritto male. Però l'hai rimproverato che l'ha scritto male quando sei stato tu il primo a scriverlo. Esatto. No, io posso, sono il master, scusa. Ipocrita. Vabbè, comunque. Comunque, diciamo, portaci sulla mappa di gioco. Non siamo sulla mappa di gioco? No. Io non mi vedo, cioè. Siamo in Molise. Si è spostata la chat. È in Molise. Ma perché c'è Molise, due chat? Cioè. In Molise. No. Tranquilli, tranquilli, no. Tutto a posto. Ok, allora riprendiamo a giocare. E Scoreptrack. Basta. Il prossimo che lo pronuncia viene ucciso. Keflek. Riprendiamo a giocare e vi stavo dicendo che il sole sta iniziando a calare, diciamo che si avvicina verso l'orizzonte, però non è ancora tramonto, e voi avete ripreso il vostro viaggio nei boschi remoti. Come vi avevo detto, avete più o meno altre 2-3 ore di luce. Ok, la mia domanda è: noi stiamo andando. Non ho finito. Ah, ok, scusami, ho visto silenzio. Poco dopo che avete percorso il sentiero dopo il sepolcro di pietra, vi trovate a un incrocio. Una strada davanti a voi, una strada che va alla vostra destra e una strada che va alla vostra sinistra. Ok, hai appena cazzo risposto indirettamente alla domanda che ti volevo fare. Ok. Quale sembra andare in direzione della montagna? Allora, la montagna rispetto a voi ve la pingo. Ve la pingo se mi ricordo quale codice allora ha. Questo. La montagna è qua su. Quindi la strada che va dritta sembra andare in su. Montagna. Sì, teoricamente è quella che va più verso la montagna. E quale sembra meno battuta? Io ti ho appena tirato un sopravvivenza per sapere proprio questo. Sì, infatti stavo per dirti tira un sopravvivenza, ma in realtà l'ha fatto lui. In realtà quella meno battuta sembra proprio quella che va a nord. Sia quella a destra che quella a sinistra sono abbastanza battute. Non sapresti riconoscere i tipi di impronti perché sembrano battute tanto. È quella meno battuta? Che riesco a capire l'ho che tipo di impronte ci sono? L'ho detto. Non ci sono grandi impronte, quindi no, non riesci a capirlo bene. Ok. Cioè ci sono varie, c'è comunque un miscuglio. L'unica cosa che riesci a, informazione in più che riesci a capire è che quella che va verso destra è leggermente più fangosa. Ma leggermente, eh. Ok. Allora, hai detto una va verso destra, una va verso sinistra e una va dritto. È una croce. Il Monte Carnasso è? Ve l'ho pingato. Stavo guardando il tiro. Ok, sotto la L praticamente. Sì, praticamente sì. Non avevamo una mappa delle paludi. Ok, mappa di Bodrin.
Vediamo più o meno dove potremmo essere. Allora. Allora. Sti cazzi. Un po' più dettagliata sta mappa no. Proprio lo dico, lo dico guardando gli altri, ma sta mappa un po' più dettagliata no. Mi capisce tutto. Allora, qui, qui c'è la palude, qui c'è la città, qui c'è un posto dove non dobbiamo andare perché c'è un enorme teschio. È facile. Qui, qui, quindi sai tu anche dici, dove siamo noi? Qui, quindi tu dici che a sinistra c'è l'enorme teschio, a destra c'è la palude e dritto c'è quella specie di bastione. A proposito, Master, ma l'enorme teschio rispetto al posto dove abbiamo trovato la bara con le gabbie appese, potrebbe essere, sì. Che cosa potrei usare per capire bene o male la relativa posizione? Nulla, non esiste un tiro per questa cosa, purtroppo. Non è Snacks, tipo... con estrema convinzione, punta il teschio e dice questo l'abbiamo già passato. Quindi a destra c'è la palude con i lizard folk, con gli lucertoloidi probabilmente. Quindi ci sono altri come il capo. Che è meglio evitare. Io vorrei sentire un commento di Melis sulla mappa. Sono proprio incuriosito. Io secondo me... Allora, secondo me dobbiamo andare qua dove c'è questo castello perché è il disegnino più carino di questa mappa. No, perché è più vicino al Monte Carnasso. Ma basta che non passiamo per la palude. Bene, anche perché sono vicino a Monte Carnasso. Però perché questo teschio è veramente brutto e non ci voglio andare lì. Però secondo Snox è dove siamo appena stati, quindi non lo so. Comunque non ci voglio tornare. O forse è la casa della negromante. Andiamo al castello, che è un po' saltato ad una fatina. Ma dobbiamo andare più carino. Dall'incrocio possiamo di andare a dritto? Secondo me sì. Dall'incrocio dove siamo? I colli che ci parlavano, che c'è un Kenku che gira per i colli. Lo vedi a dritto a te un colle. Poco tra te e il Monte Carnasso c'è uno di quei colli. Boh, la strada che prosegue dritta sembra essere la meno battuta e quindi considerando che abbiamo un drago da nascondere potrebbe essere anche la più sicura. Ci hanno parlato di un Kenku, ora io non so che rapporti abbia un Kenku con un drago. Boh, però meglio un Kenku che una palude piena di lucertoloidi. Scusami Tashund, però non sono tutti come non te. C'è. Meglio di una palude basta. Un necromante non mi sembra neanche il caso di... Dico, perché non abbiamo tempo da perdere? Perché altrimenti la mia curiosità mi porterebbe ad andare dal necromante. Quindi io proporrei di andare dritto. Voi che dite? A me va bene, con la nostra fortuna... Becchiamo il necromante in faccia, me, sicuro. Becchiamo, sì. Ma vi interrompo un attimo, mi sono dimenticato di ricordarvi che potete utilizzare da di redenzione per interagire con Scoriatrack adesso. Prego, continuate. A proposito di quindi dritto? Aspetta, a proposito di Scoriatrack, io guardo Scoriatrack. Scoriatrack, questo una volta era il tuo grande regno. Sai orientarti sicuramente... Sì, ok, ma sai orientarti, a maggior ragione, sai orientarti sicuramente meglio di noi. Sapevi cosa c'era dall'alto sotto di te? Più o meno sai darci una panoramica generale della zona? Mi dimentico sempre quanto la vita degli esseri umani sia breve. Sono un mezzelfo, però va bene. Quanto la vita dei mezzelfi sia breve. Ok, può essere capito. Che cosa c'era quando volavi? Cioè, la palude penso fosse ancora lì. Vedi che sta per aprire bocca, poi ci ripensa, ha tipo uno sguardo molto addolorato e guarda verso il Monte Carnasso. Non è rilevante. Ok, ma la palude sicuramente era già lì. Vedi che non ti risponde più. Vabbè. Se il sommo padrone ha detto che non è rilevante, perché tu dici che è rilevante? Lecchino. Perché noi siamo a piedi. Serve sapere dove andare.
Vabbè, il Monte Carnasso è lì. Il Monte Carnasso è lì, proprio lo indica. Questa strada va verso di là. Lì c'è la collina, andiamo di là. Quindi procedete a dritto? Yes. Ok. In realtà il vostro cammino dura abbastanza poco, perché dopo circa 10 minuti che camminate raggiungete un'altra biforcazione. Un sentiero a destra, un sentiero a sinistra, e in realtà vedete a poca distanza da voi la collina. A questo punto è abbastanza vicina, al punto che vi nasconde la vista del Monte Carnasso, per come è collocata. Quindi voi andando potete scegliere se andare a destra, a sinistra, o se volete salire sulla collina. Quanto è distante la cima della collina? Ci mettereste mezz'ora. E comunque Scoriaftar che dovrebbe aspettarvi qui. Ok, però da sopra la collina è abbastanza alta da farci un'idea della zona? Da sopra la collina, volendo, potete vedere... È abbastanza alto da darvi un'idea approssimativa di quello che c'è a giro. Sì. Ok, io... Vabbè, va. Io proporrei di dare un occhio alla collina e vedere cosa c'è intorno per renderci conto se ci sono magari altri insediamenti di orchi o qualche altro pericolo da evitare, in modo da non destare sospetti e proseguire per il viaggio tranquillo. Tipo i tonni. Curva. D'accordo. Ti do qualche informazione in più sulla collina. È chiaramente un alto piano e si alza di 30 metri sopra la foresta circostante, quindi ti dà una bella visuale, volendo. Ok. Buono. Voi che dite? Vuoi guardare qualcos'altro o mi fai un tiro di percezione? No, io adesso, se gli altri sono d'accordo ad andare sulla collina, io mi incollino. E ti dirò un percezione. E vediamo cosa c'è intorno a noi. Guardi intorno a voi o guardi sulla collina? No, dalla collina guardo cosa c'è intorno. No, per salire sulla collina ci vuole mezz'ora. Ancora non ci siete in cima. Siete allora, intanto guardo cosa c'è intorno a noi. Prima di partire dovete decidere di lasciare Scoria Track qui. Eventualmente nasconderlo. Perché sennò è in mezzo al sentiero. No, io avevo capito che ero partito da solo per la collina, ok? Vuoi salire da solo? È una Io avevo chiesto agli altri, ma non mi ha cagato nessuno. No, e tu hai continuato a parlare da solo. Avanti un attimo, cioè, non c'è mai stato il tempo di risponderti. Perché mi ha risposto Giulio dicendo fammi un tiro di percezione, io l'ho fatto. No, non ti ha detto fammi. Ti ho detto se vuoi guardare verso la collina e vedere più dettagli, mi fai un tiro di percezione. Vabbè, te l'ho fatto. Ok, vedi che ci sono molti avvoltoi in volo intorno alla collina. E alcuni di questi avvoltoi sono anche particolarmente grossi. Ricordami che cos'è un avvoltoio. In che senso? No, un attimino un buco di memoria. E gli avvoltoi sono quegli uccelli bruttissimi che mangiano cadaveri. Tipo le galline, però. Ah, tipo i condor. Sì. Sì. Ok, ho capito cosa. No, cos'è condor. Mi sono ricordato che cos'è un avvoltoio. Ok. Non è il momento delle coccole? Niente coccole? Scusate. Non è il momento delle coccole, come? Babbo. Certo, è sua figlia. Sono i nostri bambini. I gatti. Ok. Allora, quindi vi muovete verso la collina? Yes. Non lo so, gli avvoltoi non è che mi convincano tanto. Allora, basta forse che mi dite cosa fate. Forse dovremmo nascondere il sommo signore. Come lo nascondiamo? Ci serve un cespuglio grande. Ottima idea, ora lo cerco. Domanda, all'incrocio cosa c'è intorno a noi? Niente, in realtà, foresta. Non poteva essere un... Scusate, c'ho il gatto che si infila un po' dappertutto. No, non poteva essere verde il drago, rosso. Aspettate.
Volete nascondere scoria, track? Ma la stufa aveva quella strana magia che raccontava, sì, una storia e diventava reale. Io conosco una bella storia per nascondere il sommo signore. Vai. Però è meglio utilizzarla quando siamo... Volendo con sopravvivenza, potete tirarmi per vedere se potete nascondere nella boscaglia. Ah, ok. Okay. Anche perché mi sa che la giornata non si è ancora conclusa, quindi l'ha già usato il libro. Ah, sì. Ah, sì, è vero. Ah, no, è vero, sì. Quindi, come lo nascondete? Io sto fissando i condor, là, gli avvoltoi, non mi... cioè, nel senso... Sì, infatti attendo un po' di partecipazione anche dal resto del gruppo. Nel senso, io non saprei come nasconderlo. Andiamo a cercare di, appunto, di mettergli delle frasche addosso. Oggi avete veramente due neuroni che girano in cerchio, ragazzi, cioè... Il tiro, il D4 su che cosa era? No, sto cercando di sbaggare la chat perché è mezza... Taglia praticamente l'ultimo tiro a metà. Vabbè, ragazzi, voglio giocare. Mi dite cosa cazzo fate? Cioè, seriamente, a parte Bork che chiacchierà a flusso continuo, gli altri 5 giocatori sono più o meno così in questo momento. Capito, io mi sono fermato per fare parlare anche loro, ma non parlano. Cioè, siete morti? Cosa è successo? Io mi aspettavo da Tashund qualcosa, quello è un cacciatore a nascondere le cose, bravo. Mi aspettavo qualcosa da lui. Stiamo pensando. Non ho più pallida di come nasconderlo, né in game né off game. Io devi dire l'unica cosa che mi viene in mente. Ok, Mili, tira di sopravvivenza. Ok. Ora, più che un cespuglio grande, sì, qualcosa per infrascarlo, però sarebbe meglio qualcosa di più alto e più... ho capito, io sono da fatica. Ma anche una copertura naturale, tipo pietre e similari. Ora posso, guarda quanto hai fatto, 17. Ok, trovi un bel cespuglione in cui infilarlo, volendo. Infilati qua. Posso tirare su? Non funziona così. Ti guarda e fa ok. Vedi, funziona invece. Ti ha staccato la testa dopo che gli è entrato del anch'io, che magari ho più esperienza e trovo qualcosa di meglio. No, io... il cespuglio ti sembra buono comunque. Non esce coda lì niente. Per ora aspetta, ora c'entra e vediamo. Che cespuglione, minchia. Ok, se vedete che c'è scuglione va bene. Ok, no. Aspettate che mi si è tagliato perché mi si è buggata anche a me. Ok. 7. Perché è così buggata? Non lo so, pensavo 100. Il problema fosse mio. No, a me no. Come funziona? A me si è buggato. Comunque vedete che si infila in questo cespuglio, ma lascia fuori tipo tutta la parte posteriore e la coda. Bene, raccogliete delle foglie o qualcosa e coprite il resto. Ok, chi lo fa? Raccogliere cose, provo a raccogliere qualcosa anche io. Ok, lo coprite e più o meno lo nascondete, dai, possiamo essere ottimisti. Bene, allora, scoletra che è nascosto. Keflek, vedete che rimane lì a giocare, tirate quei sassolini contro altri sassolini. No, non sembra molto responsivo neanche lui. Forse dovrebbe venire con noi. Vi guarda, scuote la testa e fa spallucce. Nah. Sì, perché non mi fido a lasciarti col suo. Non gli faccio più a nulla, tanto allora, è inutile. Allora, Keflek, però, se dovesse succedere qualcosa, trova un modo per avvertirci che noi corriamo subito qui. Ci proviamo. Va bene. Urlo molto forte. Spara una magia verso l'alto, non lo so. Molto, molto bene. Urlo. Una magia, sì. Una magia che ci fa sentire. Se spara qualcosa nel cielo lo vediamo. Soprattutto se è di fuoco. Non ho niente che si spara. Non siamo così lontani. Non c'è così tanta folla. Vedi, urlare forte funziona. Esatto. Questo gatto mi sento in lontananza. Questo tabaxi. Lo sto guardando male. Ma molto dov'è? Niente, non si muove. È seduto sull'uscio della cucina che vuole da mangiare. Ecco. Da mangiare, povero.
Bellino. Quindi andiamo a farci mangiare da gli avvoltoi. Ma gli diamo fuoco. Gli avvoltoi sono più grandi, cioè mi sembrano grandi più di me o più piccoli di me? Mario, spegni sta luce. Fammi un tiro di percezione, Snacks. Sono grandini gli avvoltoi. Avvoltoi fantasy, magari sono i più grossi. Sono più grossi di una fatina, sicuro. Mi dite quanto ha fatto? 17. Sono più grossi di te. Cioè, allora, aspetta, vedi una cosa particolare. Allora, vedi che la maggior parte degli avvoltoi sono in realtà abbastanza piccini. Ce n'è uno particolarmente grosso, che comunque è grosso più o meno quanto un grosso cane. Ma quello che veramente attira la tua vista con questo tiro è che due di questi avvoltoi hanno le gambe. Oh no, no. Sono Kenku. Non anche qui. Sì, scusa, che vuol dire hanno le gambe? L'ha visto Snacks, perché lo chiedete a me? Tutti gli avvoltoi hanno le gambe, scusami. Che hanno due gambe umane che spuntano da sotto. No. Ok, allora io... Ovviamente sono distanti, non li vedi bene, però hanno chiaramente due gambe. Io guardo il capo, guardo Triel, vedo che Triel ha l'armatura pesante e tipo mi nascondo sotto di lei, faccio mi prendano, hanno già preso due persone e non mi fanno prendere dagli avvoltoi. Buone. E sì, guarda, li hanno presi, guarda, sono a penzoloni, non mi fanno prendere. Percezione, Triel. E tipo mi attacco come un gatto alla gamba, così. Sette pure io. Ok, anche te vedi che effettivamente hanno le gambe due degli avvoltoi, ma vedi anche che mentre volteggiano, che in realtà sembra più che abbiano un corpo intero e che le ali siano attaccate alla loro schiena. Non credo che siano gambe, cioè sono gambe, sono gambe, ma credo che siano le loro gambe. Avvoltoi attaccate a un corpo. Possiamo andare a farci amicizia e loro volano ancora più in alto di me e quindi magari si possono dire meglio che cosa si vede. Con gli incontri che abbiamo fatto in questa foresta, non credo. Però ci hanno parlato di un Kenku amichevole che gira sulle colline, magari invece di uno sono due. Che cos'è un Kenku? Quello. Allora, mi fai un tiro di arcano? Io? Sì. Ma io te l'avevo già fatto il tiro sul Kenku di Arcano. Sì, no, fammelo ora. 11. I Kenku non volano, rincoglionito. sì? È vero. Già. È vero. E so che sono gli Aracocra quelli che volano? Sì. Ah. Non quelli, sicuramente. Ok. Ma... quindi secondo voi non sono amichevoli quelli? Forse siamo degli avvoltoi. Secondo me mangiano. Considerando che gli avvoltoi girano sui cadaveri, probabilmente quelli producono i cadaveri e gli avvoltoi mangiano i resti. Ah. La domanda è: vogliamo andare a farci mangiare? O rinunciamo alla collina? E abbiamo nascosto il nostro signor drago per niente. Qual è il problema? Il problema è che loro, essendo che volano, essendo in una posizione elevata, anche se noi prendiamo la strada di destra o quella di sinistra, è probabile che ci avvistano. Problema. Anche perché Scoreptrack non può passare in mezzo agli alberi perché è giusto voluminoso. Vabbè, però comunque il sentiero è coperto dagli alberi quando voi lo attraversate. Ok, va bene. Però a questo Tyr non ci pensa e lo dice comunque. Ok, onesto. Anche te lo dico io, perché effettivamente è la cosa più logica. Quindi? Ditemi voi. La collina è davanti a voi. Io dico che se stiamo tutti insieme vicini non ci possono prendere perché stiamo tutti insieme vicini e siamo troppo pesanti.
Snacks, sono solo due? No, si è detto che sono di più, no? Ah, te vedi vari avvoltoi più due figure. Due di queste figure alate hanno le gambe. Ma anche se fosse di te. No, voglio dire. Se stiamo tutti vicini, non ci prendo. E sì, continua a stare aggrappato a Trier così. Gli diamo fuoco. Beh, sicuramente non prendono te se stai aggrappato a me. È quella l'idea. Oppure prendono entrambi. Allora, in teoria... No, no, sì, anche quello. Allora, in teoria non abbiamo tempo da perdere. È un confronto contro quegli aggeggi, sarebbe inutile. Però è anche vero che da sopra la collina abbiamo un'idea di quello che ci aspetta e possiamo decidere la strada più rapida. Beh, se sbagliamo strada e iniziamo a girare a vuoto... è quello il discorso. Potrebbe essere peggio. E quindi magari, come dici tu, collina. Voi altri? Collina. Ma solo se sono vicino a te. Va bene, stai vicino a me. Possiamo dare fuoco dei pennuti. Mangeranno prima a me. Ok. Allora, vi ritrovate a sedere lungo la collina quando vi trovate davanti a una facciata di pietra. Non è molto scoscesa e facile scalarla, ma vi dovete comunque fare un tiro di atletica se volete. Oh no. Di atletica se volete. Quel se volete mi... Sì. Beh, potete rimanere qui. Io non mi sta, io continuo a non staccarmi. Ce la puoi, io sto dietro io, a te. Io faccio una piroetta e lo supero. Ma io voglio. No, allora state scalando. Ah, vabbè, sì, Meli non ha bisogno, effettivamente. Non puoi farlo, ma effettivamente io volo, che devo scalare. Non hai bisogno, effettivamente. Ok, mi manca Tashun the Snacks. No, ma io mi attacco dietro. Pratica, giusto? Il tipo zainetto, non mi stacco. Ho paura, sì, degli no, la devo far tirare con svantaggio se te fai così. Va bene. Me lo ritiro. Discute va bene uguale, va bene uguale. Non so se Trill va bene, però. Sì, infatti, cioè, io decidetelo tra di voi, se a lei va bene. No, no, io l'ho accettata, okay, come cosa, ci può stare. Aveva già tirato 11, non è cambiato molto. Sai che sto litigando con davvero tanta roba? Ah, perché Roll 20 va così? Non lo so, ma fa cose strane oggi. Sì, oggi si droga pesantemente Roll 20. Sì, ma oggi più, taglia i tiri, boh. No, oggi è veramente terribile. Però non sta laggando. Peggiora. Però non sta laggando. A me sì, a me sta anche laggando. Ah, bene. No, vabbè. Quello sei tu il problema. Beh, queste parole grosse di un giocatore che vuole fare una finaccia. Sto andando in bocca degli Aracogra, probabilmente. Ok, allora... scalate tutti, me l'hai fatto tutti il tiro? Sì, perfetto. Allora, nonostante l'avere Snacks come zainetto, grazie, non mi veniva Snacks, salite tutti il piffero, oggi non c'è verso. Il muraglione, grazie. Oh, maremma, mazzozza. Qui le sinapsi stasera. E raggiungete il resto del sentiero che prosegue verso la cima della collina. Mentre lo percorrete iniziate a sentire dei versi striduli. In realtà non c'è bisogno di fare nessun tiro, perché poco dopo che siete arrivati in cima vi accorgete che c'è una strana creatura simile a una donna nuda con delle grosse ali da avvoltoio che saltella intorno a quella che sembra la bocca di una caverna chiusa, cioè in cui ci sono delle grosse pietre che ne bloccano l'ingresso. Arcano. Fammi finire! Dio che fastidio che sei! Ma ti interrompi, quindi penso che hai finito. No, vi dico di tirare, vi dico io. Sai, presente respirare, pause drammatiche, queste cose qui. Vi dico io quando agire eventualmente. Stai buono. Comunque. Sta saltellando intorno a questo ingresso della caverna con questi massi che la chiudono. E sentite anche del lieve gracchiare da dentro la caverna. La prima cosa che dovete fare è tirare un D3. Uno di voi, a scelta vostra, mi tira un D3.
Lo tiro io, tiro io. Ok, vai. Ok, tira bene. Arriva. Bene. Ok. Ora mi date 5 secondi, mi tira, vi apro il coso di iniziativa. Mi tirate l'iniziativa. Se non ci metti in mappa è un po' difficile. Ah già, giusto, è vero, perché vi devo fare... ve le devo spostare i token, quindi datemi un attimino, vi sposto i token e poi faccio tirare l'iniziativa, vabbè. Purtroppo se Roll20 non laggasse sarebbe tutto ancora più facile. Purtroppo Roll20 non collabora. E quindi devo un attimino litigarci. Questa cosa che devi per forza selezionare il token è proprio una rottura. No, lo puoi tirare anche senza, solo che poi ovviamente... Ah, voi non vi siete curati, vi ricordo, Ah, è vero. Beh, io ero... mi sa 45 su 47. Non eri l'unico... Te eri fortunato, no? Te non eri full vita, Tashund. Perché io sono segnato a 40-40? Sulla scheda. 40-40. Sulla scheda. Ma sul token non sei segnato a 40-40. Non lo so, non lo vedo il token. Ora che vi sposto, vi assicuro che l'unica che hai messa bene come... L'unica che hai messo bene come punti ferita è quella vacca di Kiln. Ma perché vacca? Era una stufa, adesso sono una vacca. Non l'ho messa male, adesso 37... la stufa. No, te non sei messa male, ma comunque la stufa è 37 su 37. Cioè, letteralmente intonso. Come sempre. Ho fatto pure la glory kill. Appena Roll 20 decide di caricare, cosa che non sta facendo, arrivi. Che musica drammatica. Mi sto chiedendo perché la luce stia funzionando all'incontrario. Interessante. Sì, no, era proprio una cosa strana. Vedete l'ordine in cui state avanzando? Snax è di tra Triel, questo l'ho capito. Io sempre terzo. io sempre... Sì, io più o meno con Kill. Allora, non potete essere tutti terzi, ci deve essere qualcuno che va davanti. Vi comunico questa cosa. Quindi non presuppongo che se sono Melee e Tyr quelli davanti, perché cioè siete tutti in fondo. Sì. Cioè, c'è un gatto qui. È proprio che Melee sta davanti. Oh, gattino! Te sei davanti, Tyr, ragazzi, ci sei davanti, Tyr, ok? Ok. Se Roll20 non laggasse sarebbe... Veramente, perché deve laggare così tanto Roll20? Perché è mercoledì, facile. Esatto. Allora. Intanto vi sposto sulla mappa, così iniziate a caricarla e vi cercate. Io vorrei, Giulio. Ho detto dammi tempo, vi sposto. Non hai capito. No, sto facendo un milione di altre cose. Morire, per favore. Se ne andiamo. Bello, se deve il gatto. Artistico. Ok, cercatevi. Tiro? Quanto verde, che bello. Sì. Ah, ovviamente la figura femminile qua è quella lata, Ma fammi capire una cosa. Anzi, ve la mostro proprio. Chi è che aveva il telefono vicino al microfono e mi ha fatto diventare sordo? Il piatto basso. Cosa hai detto, Melì? Che è una spia, vero? Sì. Però Melì non lo so, ovviamente. Intanto ve la mostro. No. È una spia. Ah, ce le ha le braccia, quindi, ok. Sì. Ora ci bannano per contenuti sessualmente espliciti. Che miseria. Niente. Ma ragazzi, ma che sono tutti questi rumori? Ping, papam, pupi, pipi, pipu. E che è? Concertino stasera. Che cazzo? Mettete fottutamente silenzioso tutto quello che non è la live, per favore. Che cazzo è? La live molesta. Ma allora, ora vi incazzo, Peraltro Tashund fa il coglione, non ha ancora tirato iniziative ed è l'unico.
Come non ho tirato iniziativa? No, se non ti sei scelto non l'hai. Non è quello, è che Roll, io l'ho dovuta tirare due volte perché Roll non gli piaceva. Non c'entra. Va bene, la ritiro. Non c'entra lui stavolta. Prendo le sue parti. Che succede? Roll? Oh, cazzo. Comunque, visto che nessuno di voi si muoveva in modo furtivo, emergete dalla radura. Vedete questa cosa, ovviamente, questa arpia con questa, davanti a questa caverna che c'è di entrare. L'arpia sente il frusciare del vostro camminare, anche perché non è che proprio camminate piano con Triel e con Kiln. Si gira verso di voi, fa tipo uno strepito e sentite che da sopra, tra gli avvoltoi, rispondono altre urla. Cazzo. Giulio, scusami, qual è la grotta? È proprio sotto di lei. È qua. Ok. È cosa una specie di... è direttamente nel terreno la grotta ed è molto piccolo l'ingresso in realtà. Un attimo, ho da tirare un po' di iniziative. Hai detto che dalla grotta provengono rumori. Da dentro la grotta proviene un gracchiare soffocato. Ma in realtà nel momento in cui sentite i versi delle arpie, il gracchiere soffocato si spegne. Ok. Ok, Kiln. A te. Cazzo, quindi io la vedo tranquillamente. Sì, beh, sì, se la vedi lì. Sì, sì. Sparo. Ok, onesto. Il vedi che schiva lo scherzo di Zazà. Arrivo, eh. Allora, te spari e... tocca Snacks. Ok, Snacks lo vede, fa... no, l'avvoltoio! E quindi faccio la seguente cosa. Con l'azione vado in disimpegno e poi mi butto nella caverna sotto di lei. Perché tanto io sono... no, è chiusa. Perché non ascoltate? Perché non ascoltate? L'ingresso della caverna è chiuso da dei massi. Ah, ok, avevo capito che l'ingresso era molto stretto. Sì, ma prima ho detto per due volte che l'ingresso è stato chiuso da dei massi. Ok, allora no. Rimango a Triel e faccio no, a volte mi prende, no. E mi aggrappo ancora più forte. Ok. Utile. Utilissimo. Ok. Mentre siete lì che Kiln ha sparato, l'arpia ha gracchiato per evitare il colpo infuocato... e improvvisamente sentite tutti dall'alto provenire una melodia soave, dolce, sinfonica, un canto come di una ninna nanna. Tiro salvezza e mi fate tutti un tiro salvezza su saggezza. Cazzo. Bello, un bel più bello, zero. Faccio molto bene. È qualcosa che addormenta? O affascina. O affascina? Affascina. Non sono soggetto, grazie. No, hai vantaggio, non è che non sei soggetto. No, non sono soggetto, punto. Un mezzelfo dispone di vantaggio e di salvezza per non essere affascinato e non può essere addormentato. Già. Oh, shit. Oh, che bello, posso ritirare pure io. Ok. Meglio. Kiln è stronzo. Perché? Ma perché? Kiln... perché? Kiln non dorme. Ma non addormenta, affascina! Ma che è oggi? Tipo, vedete un pochettino di lava che inizia a colarmi dalla fessura della bocca. Comunque, vedete che Kiln inizia un po' a ondeggiare a tempo con la musica. Te, Kiln, senti che Zazà dentro la tua testa sta tipo mormorando la canzone. Fischietta. Come se la ummasse. No, più come... dentro la tua testa
Kiln. Okay. Perché fondamentalmente non senti che viene affascinato, è lui. Sì, sì. E quindi tipo io sono cosciente in questo affascinamento, che è ancora peggio. Sì, più o meno. Ok, tutti gli altri in realtà lo superate. Yeah. Tashund, cosa fai? E ho capito che tanto la diplomazia fa un po' cacare in questo momento, quindi... lei... aspetta, ricordami una cosa. Lei è sul terreno o è sopra qualcosa? Boh, io ho detto chiaramente che stava saltellando davanti all'ingresso della caverna chiusa. È sfuggito che è chiusa e che sta saltellando in canto al terreno. Sto flashando, Master. Perfetto! Okay. Vai! Allora la posso picchiare veramente? Che bello! Senza sulle arpie. Sta mania di voler picchiare tutto. E tanto ho capito che ha provato a farmi qualcosa. Quindi non ha buone intenzioni. E tanto vale. Allora, mentre ti muovi verso di lei, improvvisamente dal cielo piomba su di te una delle figure alate. Non è un'arpia questo qui, sembra più che altro un grosso e strano falco cornuto. Faccio vedere. Ok, il marito. Falco cornuto. Non ha un... ok, un pezzo. Te lo faccio vedere appena Roll20 collabora, che è probabilmente più onesto. Eccolo qua. Facci. Oggi questo è nuovo. Oh, allora mi piace il mostro. Mi piace, lo so che cos'è. Mamma mia, però. Ma alle corna di un alce. Che cavolo. Carino. È molto carino. È molto carino, te lo posso assicurare. Quanto è grosso? Allora, vedi, è più o meno grosso come un grosso cane. Bello il pelo. Un pastore maremmano di quelli belli massicci. Senza contare l'apertura alare. Con l'apertura alare è anche più grosso. Dove addestrare animali? La creatura, Tashund, ti piomba addosso in picchiata, tenta di incornarti, graffiarti con gli speroni e poi riprende il volo. Ok, aveva l'azione preparata. Sì. Però, tanto se tiro 4 e 1... Gli è andata un po' di sculo. Aspetta, anche. Che questo non l'ho tirato con vantaggio, ho sbagliato io. Ok, questo colpisce. Ok, okay, riesci a evitare i corni, ma gli speroni ti graffiano. E senti che entrano particolarmente a fondo, visto che ha la velocità data dalla picchiata. Una cosa mi dà fastidissima, ok. Allora, dai Roll20, ce la puoi fare. Quindi no. In tutto subisci 19 danni perforanti. Aspetta però, stavo controllando una cosa, abbi pazienza. 19? Sì. Perché ero tentato di fare una cosa, però non so quanto mi aumenta la difesa. Considera che ha tirato 24 sull'attacco degli speroni. Appunto però sto guardando quanto mi aumenta la difesa. Pari al bonus competenza. Pari al bonus competenza, hai detto? 2. Allora non ce la farei lo stesso. E allora nulla. Incasso, 19, puttana. Sì, e poi riprende il volo e risparisce nel cielo. Allora, insomma, volevo fare un po' il funny e fare gli attacchi, però mi sa che userò l'azione invece per curarmi, per usare l'unica cura che ho a disposizione. E faccio quindi e mi tiro appunto cura ferite. Ok, dovrebbe essere, perché fammi controllare che cosa mi ero messo di saggezza. Bene, saggezza.
Ok, vedete che Tashon si chiude su se stesso dopo aver subito questi profondi graffi sull'addome, tocca la ferita, vedete un lampo di luce dorata e poi parte di queste ferite si rimarginano. Di quanto non lo so perché ancora non ha tirato. Aspetta, sto cercando cura ferite, dammi un secondo. Va bene. Di poco. Purtroppo per lui l'arpia che gli è davanti non lo sta ad aspettare e quindi... Aspetta, però, non ho mica finito il turno. Questo è ancora l'azione bonus. Ah, ok, fa l'azione bonus. Ok, fammi un attimo vedere. Dovrei riuscire a fare. Posso fare un Armed Strike. Uno solo, ma lo posso fare. Ok, non devi attaccare per fare il secondo. No. Sì, sì, devi attaccare per fare. Io sapevo che devi attaccare per farne due. No, no, devi fare l'azione d'attacco. Ah, devi comunque fare l'azione d'attacco? Sì. Ah, capito. Allora, scusate, mi sono... Ho flashato io, però potrei fare un'altra cosa, fammi controllare. Anche perché sennò sarebbe veramente troppo sgravo. Sì, no, ho flashato, però posso fare un attacco speciale. Comunque lo posso fare. Sì. Sì. Sì, facciamolo, okay. non lo uso molto spesso, ma facciamolo. Ok, colpisci. Meno male. Ti guarisci, Sì, guarisco di... ed è la cosa che mi serve, guarisco di 6, perfetto. No, okay, no, scusa. In base al suo modificatore di costituzione. Stasera non riesco a concentrarmi, madonna mia, allora... Comunque, vedete che Tashund pianta, dopo aver fatto questa cosa, pianta un morso nel petto all'arpia e gli strappa un pezzo di carne, mangiandolo. Ma in risposta all'arpia, solleva degli artigli e un grosso randello e cerca di colpire Tashund. Ah, è pure armato. Sì, ha un pezzo di legno. Ok, però Tashund schiva da bravo monaco tutto. Ma in tutto questo una seconda canzone risuona dal cielo e mi rifate il nuovo tiro salvezza. Oh no. Che era saggezza? Saggezza, chi aveva vantaggio prima ha vantaggio anche adesso. Kiln, te puoi anche non tirare. Immaginavo, dato che sono già ammagliato. Me l'avete tirato tutti? Sì, perfetto. Snax, è una canzone bellissima. Che bello. La paura scompare e senti solo questa delicata sinfonia che risuona nelle tue orecchie. Che poi ogni razza lo sente probabilmente a suo modo. Quindi senti una sinfonia cobolda, che tipo penso che non sia molto bella per le razze, ma per te lo è. Tyr, tocca a te. Tyr cerca, in realtà più che andare a colpire, a vedere la situazione, cerca di capire se quella grotta con quei sassi potrebbe essere il nido dell'arpia. E se l'arpia è qui per tirare fuori la sua prole dal nido. Beh, mi sembra una bella domanda da farsi mentre il nostro compagno sta morendo effettivamente, però va bene. Sì, perché se posso evitare il combattimento liberando la prole e farlo andare via... Fammi una prova di arcano, ben consapevole che questa riflessione ti costerà il turno. Va benissimo. Ok. 22. No, le arpie fanno i nidi sugli alberi, non nelle caverne. Ah sì? Pensavo fossero come gabbiani. Fanno i nidi sugli alberi, infatti una delle caratteristiche per cui si identifica un luogo pieno di arpie... è che a terra ci sono i resti dei loro pasti e i loro escrementi. Ma voi non me l'avete chiesto e quindi non ve l'ho detto. Ok, va bene. Puoi muoverti in realtà volendo. No, resto lì, va bene così. Ok, Triel. Quanto mi sembra messo male Tashund? Tanto. Ok, Triel decide di non guarire se stessa e di guarire Tashund. Non è che sono un grande curatore, purtroppo. quindi intona una preghiera. Fammi vedere quanti incantesimi ho, scusami.
intona una preghiera e, indicando Tashund, perché non ho intenzione di muovermi, mi dispiace, lancia parola guaritrice. Ok, io ho un dubbio. Quindi 12 punti frida in tutto. 12 punti frida. Hai tirato un 1. Ok, altri 12 punti ferita a Tashund. Meli! Se Tri ha l'intenzione di muovere. Ho sbagliato. Meli, non Bor, bisogna decidersi però di fare una cosa. Tocca una persona. Basta, parla sopra l'altra persona. Tocca a lei. Ho capito che lo capisco che hai sbagliato. Hai cliccato sull'incantesimo, non è il tuo turno. Dai. Su. Ragazzi, un po' di concentrazione. Quindi, si è mossa lì, Meli? Sì, non posso fare altro perché le accette che avevo non le ho più, quindi... No, ma l'arpia questa qui è a terra. Lo so, ma no, nel senso che mi devo avvicinare per forza, anche se volessi stare lontana. Ah, sì, ti sei perso tutto il pezzo prima che ho detto, ma vabbè, non importa. Devo tirare con svantaggio, sì, perché corpo a corpo... Perché con svantaggio lo attacchi in mischia? No, lo attacchi in mischia. Ok. Ok, la colpisci e gli pianti una bella accettata, finalmente. Non l'ha accettata. Kiln, te senti l'irrefrenabile desiderio di venire qua. Dov'è? Quindi, dipinga? Qui. Usa tutto il tuo movimento per andare lì. C'è anche lo scatto dentro. Ok. E da lì senti il desiderio di volare verso l'alto, ma non sai come fare. Ok. Ora mi puoi ripetere il tiro salvezza. Yes. Allora, scheda. Non ne uscirò mai. Infatti continui a guardare verso l'alto. Snax, te invece senti l'irrefrenabile desiderio di venire qua. Ok. Allora, col mio movimento ci arrivo giusto. Anch'io sento il bisogno di salire verso l'alto. Sì. Allora, Master, con l'azione preparo l'azione. Se qualcosa scende per ghermirmi, io mi butto e provo a salire sotto. Giustamente. La casella era quella accanto. Puoi ripetere il tiro salvezza alla fine. Ok. Vediamo un poco. Levati almeno tu. Sì, okay. Ci si è salvato. Ok, il mio l'ho fatto, direi. Ok, continuando a cantare, una delle arpie discende su Snax e tenta di attaccarlo. Vai. Ti puoi provare ad aggrapparti a lei se vuoi. Sì, l'idea era quella. Manca, sì, incredibilmente. Che devo fare per provare ad aggrapparmi? Un'acrobazia. Bellissimo. Cavalca l'arpia! Mi allontano un secondo, ma vi sento, c'ho sulle cuffie. Tanto non è il mio turno. Ok, lei ti manca con gli attacchi. Te provi ad afferrargli una gamba, ma all'ultimo secondo fa una piroetta e nonostante tu l'avessi quasi presa, la manchi di pochissimo. Cioè, ha fatto 21 di danno. Cazzo, che sarebbe stato bellissimo. Sarebbe stato Tashund, tocca a te. Ma ha voluto provare a fare male. Beh, a sto giro posso pensare di fargli un po' più male io. E quindi meno. Allora. E adesso e a sto giro tiro 1 e tiro 2. Ok, vedi che gli arrivi un colpo di Dragon Ball e poi una gomitata e vedi che tipo senti le ossa che si rompono, le vedi sputare sangue e le spezzi un'ala, insomma l'hai conciata abbastanza male con questi due colpi. Bene, meglio. Non fai però in tempo a beartene troppo perché il Periton continua ad attaccarti. Nuovamente impigliata, tenta sia di incornarti che di speronarti. Questo giro spero di essere almeno consapevole che c'è. Sì, infatti non ha vantaggio sto giro. Però si colpisce uguale con i corni.
E ti colpisce uguale con gli artigli. Ma che cazzo? Su uno ci uso la reazione. La reazione, esatto. Per questo. Non l'hai già usato? Quante volte lo puoi utilizzare? No, non l'ho ancora usato. Prima non l'ho usato. E lo posso utilizzare? Sì, quello per guarirti l'hai usato. No, per guarirmi sì. Lo scudo. Ce n'è tutti e due su Guild Metal Gear. Ah, ok. Li puoi utilizzare entrambi? Sì, li posso utilizzare entrambi. Uno è un'azione e l'altro è una reazione. Okay. Lo scudo, c'ho due di base, più posso spendere punti key per farne oltre quelli che oggi. Cioè, ah, ok. Poi mi aumenta con il livello, ma quelle sono altre cose. Ok, ah sì, pare al tuo bonus competenza, la puoi utilizzare. Mm-hmm. Yep. Ok, quindi il primo lo pari con questo scudo, ti viene circondato da queste ali dorate, ma gli speroni nuovamente ti graffiano. Blocchi gli speroni, fidati. Mm-hmm. E ora lo stavo per dire. È andata bene, sono solo 12 danni e poi riprende il volo. Accettabile. L'arpia davanti a te tenta di rincarare la dose. Ti colpisce con gli artigli. Ti colpisce col randello. E sono 12 danni in tutto. 7 taglienti e 5 contundenti. Sono super miracolo. Sì, abbastanza. Sei vivo? Sì, con 2 punti. Ah. Oh. Un'altra arpia, continuando a cantare, anzi in realtà questa arpia ha smesso di cantare perché Snax se ne è liberato, discende su Kiln e tenta di colpirlo. Forte con i deboli. Ma i suoi attacchi rimbalzano contro il metallo. Tyr. Allora, quanto è alto il Periton? È a 9 metri da Tashund, più o meno. Ok, quindi comunque in direzione diagonale, eh? Ok, vabbè, con una deflagrazione riesco comunque a colpirlo. Sì, abbondantemente. Allora, deflagro sul Periton caricando un'onda di energia viola e cercando alla ben in meglio di colpirlo. Cosa che non è avvenuta probabilmente. No, te lo dico subito. No, lo schivi, lo manchi per un soffio. Triel. Corre verso Tashund. Grazie. E questa volta mettendogli una mano sulla spalla dice una preghiera, la cura di minchia. Grazie Triel, porca troia, cura di molto. Amalia, prendi nota. Propongo di scambiare di Dio, Amalia a prescindere, vicinina. La grazie. Campagna principale. Grazie. E Amalia tira fortissimi danni. Sì, ma infatti come Barbara ha trovato il suo. A tal proposito, Meli, tocca a te. E indovina un po'. Attacco l'arpia. Adesso mi dice che l'arpia non ci sarà più. E la dimezzi. Tipo samurai. Zing. Vedi che per un attimo si muove e poi le due metà si dividono. Ecco. Non si fa male al mio amico. Kiln, te continui a guardare verso l'alto. Cioè, al meglio, ora guardi verso l'arpia di Tashund e ti muovi verso di lei. Incurante del fatto che subisci attacco di opportunità. No, dov'è che era l'arpia di Tashund? Scusa, di Snax. Ci ho mosso io comunque. Sì. E subisce attacco di opportunità. Proprio non te ne frega niente, ma tanto rimbalza sulla tua pelle di ferro. Snax, tocca a te. Ma non faccio. Ah no, scusa, il tiro. Sì, scusa. Wow, 2-1 di fila, complimenti. Fai cacare, Dio Cristo. Io vorrei anche giocare. Al terzo uno la supera in automatico. Come funziona? Snax, al terzo uno esplode il PC. Esatto, esplode direttamente. Master, perdonami, questa arpia è a terra oppure no?
È a mezz'aria, la raggiungi se vuoi comunque. Ok, io provo a salire lì sopra di nuovo. Ok. Che ti devo fare? È sempre acrobazia se vuoi salire lì sopra. Ah! Ok, stavolta salti con una piroetta e la branchi tipo zainetto sulla schiena. Vedi che lei si agita e sbatte le ali cercando di buttarti giù, ma non ce la fai e inizia a volare in modo disordinato. Sì. Kill, te sei molto geloso. Te sei molto geloso di quello che sta facendo Snax. Il turno dopo ci proverai anche te. Solo okay. Che se si attacca Kill, la fa sprofondare nei meandri del petrolio. Vedi meglio. Che lei l'arpia prova a liberarsi dalla tua presa, Snax, ma visto che hai fatto fallimento successo critico, la faccio fallire in automatico per questo turno. Quindi prende leggermente quota, si alza di circa 3 metri, però non riesce ancora a liberarsi. Tashund, tocca a te. Ad aiutare quei poveri cristi, perché non voglio stare il più lontano possibile dal cazzo di Periton, essenzialmente. La pelle rotte, coglioni. Quindi... ci morbia, muori! Quella è a 3 metri da terra. Ciao, arpia, ti tiro un dardo! Ok, e c'è Snax addosso a quell'arpia, quindi c'hai svantaggio e rischi di colpire Snax. Ah, allora aspetta. Questo quell'altra è a terra ed è attualmente libera, eh? Ok, allora scusa. Recalcolo percorso tipo navigatore tom rotto, però mi porto qui perché col cazzo che mi metto davanti al petto. mi ha già rotto ampiamente i coglioni. Tira. Sì, e dammi un secondo. One and ok, la colpisci con entrambi gli attacchi. Sì, ho fatto un po'. Cioè, ho fatto 2 tiri uguali, è meraviglioso. Però. Il Periton ti insegue. E la Madonna. Ovviamente. È come la peritonite. Sì, non gli scappi. Manca. Oh, colpisce. Ce l'ha con me il bastardo. Oddio, però effettivamente sto pensando alla sua descrizione. Non ci ho pensato prima. Allora, sono 15 danni taglienti. Nuovamente gli studenti graffiano sulla schiena entrando a fondo. Io non so come fai a essere ancora vivo, eh. Cioè, la seconda volta che rischi di morire ci passi vicinissimo. Cioè, non so veramente... Ma l'arpia che è davanti a te che hai attaccato non ha preso bene l'essere attaccato. E quindi... approfitta. Ti prego. Mancato. Che dice? Non ho parole. Tir. Io mi avvicino a Milì e dargli lascia. Presente lascia più uno che avevo preso all'orco. È azione. Non mi ricordo se è una bipenne. No, ma avevi detto. Io ho segnato perlomeno. Lascia normale, quindi in realtà fa meno male. Sì, ok, ma la deve lanciare. E non è dal lancio, quelle sono le accette. Lascia, non si lancia. No. Neanche l'ho segnata quell'ascia, bene. Quindi per me non ce l'hai. Vabbè, mi ricordo di avercela, però. No, in realtà l'ho segnata in qualche posto, ma non so dove. Comunque, vabbè, se quell'ascia non le torna utile, in ogni caso io mi sposto qui per avere una visuale migliore sul Periton. E cerco di deflagrarlo di nuovo. Stavolta lo prendo col massimo dei danni. Eh sì, stavolta lo prendi e vedi che colpito volteggia e sbatte le ali fissandoti. Triel. Ok, meglio. Triel. Mi sta guardando male Tashund. Sta guardando malissimo. Triel fa la partita a inseguire Tashund per curarlo. Io sta per finire gli incantesimi. Triel non molto contenta riporta la sua mano e il suo simbolo sacro dicendo una preghiera, però la sta più borbottando che dirla per bene. C'è il Tashund lì che ti fa
lancia però la guaritrice. Ok. Vediamo che ti fa. 10 punti. Vivi. Bene. È un ordine. Melì. Melì. Arriva. Aspetta, che non riesco a spostarmi. Ricordiamoci il regalo per Natale prossimo. Ma... il mouse per Melì. Devo aspettare a Natale. No? Se vuoi te ne regalo uno. Prima il suo compleanno, via. Ah, avevi detto che ti trovavi bene con il trackpad, puoi aspettare. No, allora, sì, ho detto che mi sono sempre trovata bene con il trackpad, però c'è anche 8 cazzo di anni sul computer, ho usato sempre solo il trackpad e si è consumato. Ma mi ricomprerò il trackpad quello separato, perché mi trovo bene. Va bene, fai come ti pare. Oh. Aha, certo. E mentre fai come ti pare, tiri un'accettata all'arpia. Che se n'è meritata. Allora, Kiln, aspetta un secondo prima di continuare a... prima di cercare di saltare sull'arpia. Sentite improvvisamente dei colpi da dentro la caverna. I sassi vengono spinti in fuori e fuoriesce una bizzarra creatura che sembra un corvo, un'unione tra un corvo e un piccolo umanoide. Eccolo. Con addosso degli abiti verdi, con il cappuccio alzato e un bastone. È Robin Hood. Ve lo mostro. Allora, sono due nell'immagine, è quello col bastone, per capirsi. Enku time! Appena, ovviamente, Roll20 mi concede la grazia di funzionare. No, ovviamente. Eccolo col bastone dei due. Oh, che carino. Col teschio. Vabbè, il teschio ovviamente non c'è, in questo caso. Come no, sì, il c'è Kenku, il teschio. Il Kenku... e esce fuori e fa soccorso in arrivo con questa voce stranissima, peraltro tira fuori un archetto e tira verso il Periton. Grazie, chiunque tu sia. Ok, lo colpisce e lo chiappa anche abbastanza bene. Uno. Però è ancora vivo. Kiln, fammi una prova di acrobazia. Io tipo mi sento come il gigantesco pan di zenzero. Dov'è acrobazia? Con svantaggio, Shrek... scusa, perché okay. Sei di metallo, cioè. Ok. E sento quello che fa un pony. Vedi che tipo vola. Ah no, svantaggio anche lei perché c'ha snacks sulla schiena. Aspetta. Citazione magnifica. Ok, lei volerebbe più in alto, ma c'è Snax che la appesantisce, te la prendi per i piedi e praticamente la tiri a terra, e in realtà la vuoi abbracciare, cioè, no. Gli vuoi dare il tuo calore. Coboldo di merda. E c'è questo che si agita mentre continua a cantare, e ora tirami fammi tiro salvezza. Ah! Ok, ti risvegli dal tuo... che sto provando a baciarla. Esatto, che stai provando a limonarti questa arpia, ti raccoglie tipo la lasci e l'arpia tipo ruota con Snax ancora attaccata alla schiena. Snax, cosa fai? Snax che si sta tenendo, fa sì, stavolta sono io che ti ho preso, avvoltoio, e comincio a dargli da una codata elettrica, e poi okay. Gli do un'altra, e basta. È una testata. Uso un punto chi e gli do un'altra ancora. Ok, va bene. Ok, è ancora viva lì che cerca di agitarsi e a tal proposito cerca di prendere il volo e di farti cadere a terra. Okay, quindi vai. Acrobazia. Ma... pareggio. Pari, quindi in realtà rimane aggrappato. Non ti libererai di me. Giunda. Spero che il Periton non mi cacchi più, perché io ormai sto finendo le speranze. Picchio l'arpia. Ok. Tirato l'iniziativa. Picchio l'arpia. Se mi carica Roll20, Master. Eravamo tutti qui ad attendere in seguito. Mi sa che non la colpisco. Tirerò il secondo, immagino. Non l'hai colpita, tira il secondo.
Madonna, non la colpisci. Il Periton stavolta ti ignora e va ad attaccare Tyr. Grazie. Io come mi arriva davanti, gli tiro un cazzotto in testa e la pianto per terra. Non funziona così. Se fa un fallimento critico funziona così. Va bene. Per ora hai schivato il primo attacco. Il secondo non lo schivi. Anche te senti gli artigli che ti entrano nel petto e graffiano verso l'alto. Le ferite sono profonde e sono 21 danni. Diavolo. Mamma. Mother. L'arpia che hai attaccato, Tashund, che hai tentato di attaccare, risponde ai tuoi attacchi. Che culo. Perché vede comunque che sei ferito. Ma anche lei non è che proprio se la capi benissimo. Ma invece il randello ti raggiunge. Culo. Un piccolo randello di legno ti colpisce e ti causa ben 4 danni contundenti. Accettabile. Io mi ha colpito. Sì. A che altezza è? È a circa 4 metri sopra di te. Quindi non riesco a colpire con un attacco fisico. No, con un attacco fisico è impossibile. Ok. È circa 4 metri da me, quindi non lo prendo neanche con l'alabarda volendo. E allora deflagro. Vi esplodi. Peccato per il danno. Si fa come una bomba a mano. Ok, lo colpisci, ma non gli fai abbastanza danni. Vedi comunque che è sbruciacchiato. Triel. Sta male, Tyr. No, ancora ci sto, tranquilla. Triel spera di non invocare la rabbia di nessuno. Ma come minimo sì. A questo giro lancia una fiamma sacra su il cosino cornuto, che non mi ricordo Periton. Il Periton. Ok. Pingami l'incantesimo. Quando Roll 20 è incomodo, ovviamente. Sì, Roll 20 stasera è... Il Periton la schiva. Nada. Melee. Melee riattacca l'arpia. Ok. La colpisce, ma stavolta lei cerca di schivarlo e quindi la ferita è molto superficiale. Kiln, finalmente puoi fare qualcosa! Faccio uno spruzzo velenoso, tipo o lo fai? Nel senso che è lo spruzzetto velenoso. Ok, sono 4 danni da ho fuoco. Ho sparato, no, scusa. Ho schiacciato quello sopra, perdonami. Su quella davanti a te? Sì. Yeah. Ok. È tipo, stavo provando a baciarla, l'ho vista, gli ho vomitato addosso fuoco. E la schiva. Roteando, c'è svantaggio, però... Perché c'ha Snacks sulla schiena, vaffanculo. Ah no, in costituzione, la schiva. Snacks! E io continuo a prendere la testata stavolta, vai! È un'altra! A via di testate okay. La fai scendere di quota. È viva ancora, però. No, ok. È il mio. Il Kenku continua con l'arco sul Periton. Se avete culo... Credo in te. Ok, vedete la freccia che si pianta sul Periton, ma con questa freccia che lo passa da parte a parte, nonostante stia grondando sangue dalle piume, il Periton continua a volare. Ma no. Che cazzo, mori! Maledetto. Tocca l'arpia che ha sopra Snax, che stavolta tenta di graffiare via Snax. Ma Snax è un coboldo velocissimo e lei si graffia addirittura da sola facendosi un danno. È così Snax è il coboldo più rompi coglioni che esista. Non basta così. Tashund, tocca a te. Veniamola. Tanto quello muoio. Posso far sprecare così tutte le cure di Triel? Che cazzo? Bravo. Quindi
Ho anche la benedizione di Triel, l'appropriazione slash benedizione. Dai. Ok, l'hai colpita, è ancora viva? Ok, la prima colpa di Dragon Ball la raggiunge allo stomaco, la fai piegare in due e gli tiri una gomitata tra nella parte del collo, tra la nuca e la spina dorsale. Senti proprio il crack e il suo cadavere s'accascia a terra. Era un gigante. Io per buona lena, dopo aver fatto questa cosa, mi allontano un pochino. Il Pelican mentre attacca Tyr. L'angolino. Tyr, te hai 16 o 18 di classe armatura? È 18, non ho ancora tirato fuori un'arma a due mani. Tanto ha fatto critico. È puttana teschia. Aspetta, state buono con quel critico. Lo ritiro. Gli speroni hanno chiaramente mancato. Bellissimo, ha fatto due tanto critici. Ti colpisce. Sì, ma almeno non è critico. Almeno non è critico, è vero. Tranquillo, fa male uguale. Perché è l'incornata? No, fa meno male, dai, l'incornata. Dipende quanto esce coi tiri. Può potenzialmente fare più male. Quanti BF ti sono rimasti, Tyr? 16. Te ne ha fatti 15. Madonna, ma ragazzi, ma la smettete? Cioè, è la terza volta che vi lascia così poco. Tyr, benvenuto nel club. Benvenuto nel club, Tyr. Abbiamo le paste all'ingresso. Tyr, tocca a te. Io rispondo. Oh, si è già rialzato il Periton? Sì, sì, è già 6 metri da te. E ha rotto gli Zebedei. Gli sparo addosso di nuovo e non lo prendo. No, invece lo colpisci e lo fai esplodere tipo un mortaretto. E lui fa e si schianta a terra. Ci odiare. È tipo rimasto con 2 PF. Triel. Riel guarda Tyr, poi vede che la situazione forse non è troppo complicata e magari è meglio cercare di finire l'arpia, e quindi tira fiamma sacra sull'arpia. Ok, Snax, mi fai un tiro salvezza su destrezza? Yes. Dov'è destrezza ancora? Ok, evitano entrambi. Melee. Dare fuoco all'arpia con Snax sopra. L'arpia che altezza è? Non ho sentito perché. L'arpia che altezza è? E in realtà a caso di Snax la puoi raggiungere da terra. Anche perché comunque te voli. Io volo, infatti. Perché non voli verso di loro, scusa? Io volo. Cioè, ogni tanto viene sto flash che è una fata. Seconda volta che si dimentica di volare. Ma, che ma io posso volare! Io posso volare! E dicendo questa cosa qui, passi accanto all'arpia e la decapiti. Snax, mi fai un tiro di acrobazia. Yes. Snax che vola nel sangue. A terra in piedi. Vabbè. Posa da supereroe. Coperto di sangue. Ma il mio lavoro qui è finito. Ma non ho fatto niente. Comunque è bellissimo che lei si accorga si ricordi di volare solo nei momenti più... Vabbè. No, prima mi sono ricordata di volare, che durante i combattimenti mi dimentico di volare. Cioè, lei poteva andare dal Periton e decapitarlo così. Sì. Ok, sì, lo scontro finisce, pensate. Più o meno tutti vi ricomponete, e il Kenku, da sotto il suo cappuccio, vi guarda, anzi guarda Triel, e fa... Grazie mille. L'avvoltoio ho parlato. Non è un avvoltoio. Non penso sia un avvoltoio, Snax. Io sono Twiscree. Cosa c'ha la tua voce? Molto piacere, Twiscree. Molto piacere. Io sono Triel. Non sanno parlare come le persone normali. Notate che la sua voce ogni volta cambia intonazione, cambia caratteristiche di continuo. Sì, me ne sono accorto che non sanno parlare come le persone normali. Ciao, io sono Millie. Sono una fatina, tu che cosa sei? Ciao, io sono Whiskri. E sono un Kenku. La prima parte della frase ha letteralmente imitato la tua voce, Millie. Alla perfezione. Mamma mia. Perché tu parli come me?
Io sentendo questa cosa un po' non posso fare altrimenti. Io sentendo questa cosa rabbrividisco un secondo e mi presento proprio col numero minimo di sillabe e faccio arrivo lì e faccio Tashun Tarnod, monaco di Bahamut. Piacere. Lui è il capo e lo è. Vedi che lo guarda, capo. Un altro, eccone un altro. La sanità mentale di Tashun sta andando puttane. Ma nel tempo. Vedete che il Kenku tira un colpo al cadavere della Harpy a terra e poi si guarda intorno, vi guarda, si gratta un po' la testa vicino al becco e poi vi fa segno un attimino di attendere. Vedete che prende fiato e improvvisamente emette un enorme ruggito di drago. Fatto questo, punta il dito intorno a sé in tutte le direzioni. Da cima alla collina voi vedete il bosco circostante. E poi disegna un simbolo, un punto interrogativo. Aspetta, ma è il ruggito quello che ha attirato Scoreptrax la volta scorsa? Sì, sei un esperto, cioè mi dovresti fare un tiro. No, ma mi sembra simile. È chiaramente un ruggito di drago. Sì, no, quindi un drago molto grosso. Se posso fare un tiro, perché posso provare a immaginare... Secondo te è simile, potrebbe essere quello. Cioè è un'autodeduzione, non ci sono tiri. Ok, va bene. Stai... Allora lo guardo e faccio... Stai cercando un drago qui intorno? Ti fa tipo così con il... Ti fa tipo l'ok con il polish. Io letteralmente mi sdraio ai suoi piedi. Cioè, proprio cado tipo... tipo cadavere con la faccia verso l'alto guardandolo. Perché cerchi un drago? Perché stai facendo questa cosa? Perché un punto ferita! Uno! Mettiti a sedere, non ti sdraiare, cioè. Sono lì che mi reggo con l'anima. Vedi che ci pensa? Io... Te devi parlare con lui. Vuoi parlare con un drago? Perché? Te devi parlare con lui. E chi te l'ha detto? Sono cresciuto di nuovo? No. No, semplicemente... C'è del silenzio. Gli elfi lo attendono. Gli elfi? Ah? Huh? Gli elfi? Ci sono gli elfi sulla montagna? Io guardo Triel un po' perplesso. Anch'io sono molto perplessa. Quindi gli elfi ti hanno mandato a cercare il drago? Perché gli vogliono parlare. Puoi dirci se è sì o no? Facendo con il capo. Ok. Ma gli elfi... Voi! Visto lui? Voi! Porta da lui? No? Io guardo Triel un attimo. Io non so se un Kenku capisce l'elfico, però ho parlato di elfi, quindi eviterei pure di parlargli in elfico a Triel. Hai un messaggio da consegnargli. Da chi è questo messaggio? Dagli elfi, te l'ha detto prima. Ma tutti gli elfi? Sono vecchio e stanco. Ma era la voce di Scoreptrack? No. Mi assomigliava. È Giulia, è uno. Ok, per quello ti ho chiesto. No, ti devi sdoppiare tipo mortino tecnica della moltiplicazione del corpo. Io rotolo su me stesso e mi avvicino a Triel. E gli faccio segno di avvicinarsi. Per stare, ragazzi, ricordatevi che ci sono anche gli altri giocatori, perché Meli la sento un po' poco stasera. Anche gli altri. Senti un po' poco, lo sai perché? Sì, lo so che sei cotta.
Vabbè, comunque, cosa fate? Schifo. A parte quello. Io cerco di capire più che altro le sue intenzioni, cioè cerco di capire se sta... è un po' difficile, più che altro lo cerco di capire dalla gestualità se... Fammi un test di intuizione con svantaggio. Ok. E allora tu hai deciso di collaborare. Intuizione, svantaggio. Ah, non dovresti davvero dirlo. Mi limito allora a stare lì in riflessione, come se stesse cercando di decidere se conviene o meno. Riguardo gli altri, per vedere anche le loro reazioni. Ma che drago cerchi? Ma io come faccio a spiegartelo? Qual è il messaggio che devi portare al drago? Puoi dirlo soltanto a lui. Ma magari se lo vediamo glielo diciamo noi. Puoi dirlo soltanto a lui. Avete visto un drago da queste parti? Snax si avvicina a Tyr, gli fa tipo così, Tyr sta a terra, gli fa tipo lo toppolea e fa, ma portiamolo, nel caso è la cena. Io guardo Tashund, guardo Mili. Vedi che capendo questa cosa qui, il Kenko capisce che avete visto il drago e fa, porta, verso la porta. Io guardo Mili, guardo Triel, guardo quelli che mi stanno intorno, ma attacco a Triel, mi alzo. Ho detto, non ha torto. Siamo in 6, lui è 1. Vabbè. Io ho completamente ignorato la questione e sto guardando Snax e gli faccio... Snax, non penso che sia commestibile nella media. Un Kenku. Ma è come una gallina! La gallina è buona! Snax. Quello probabilmente non è commestibile. Ma il piccione lì bruciacchiato, sì, quindi portiamocelo. Snax, ti insegno una piccola cosa. Se lo posso mangiare io, solitamente non è che lo possono mangiare le altre persone. Io mangio qualsiasi cosa e comincio ad avviarmi verso il cadavere bruciacchiato dell'arpia. No, dell'arpia, del Periton. Ok. Sì, comunque, ok. Prima lui ti ha aiutati e quindi secondo me ci possiamo fidare. Poteva uccidersi come quegli altri. Beh, anche questo è vero. Noi non siamo un drago. Siamo... Ma tu pensi che possa uccidere un drago seriamente? No. Hai ragione, perché ci stiamo facendo dei problemi? Andiamo. Ok. Ripercorrete la strada fino al punto in cui avete lasciato Scoria Track e appena arrivate nella zona in cui avete nascosto, lui vede ed emerge dal suo nascondiglio. Il Kenku lo vede, vedete che tipo salta sul posto e inizia a emettere dei suoni che sembrano delle urla di gioia ed inizia a saltellare intorno a Scoria Track. Scoria Track lo guarda perplesso. Un attimino, mi devo segnare delle cose. E intanto Snax guadagna un dado redenzione, un D6. Non me lo segno. Perché? Comunque, il Kenku saltella intorno a Scoria Track. Per poi fermarsi, eccitato, vedete che si schiarisce la gola ed inizia a parlare in una nuova voce, una che non avete mai sentito, ma sembra quella di un elfo maschio. Il messaggio, però, è
parecchio ingarbugliato, detto a frammenti, e suona più o meno così. Un attimino perché c'ho da riordinarvelo, un secondo. Me lo numero per conto mio e poi ve lo leggo. Datemi un attimo. No, ho sbagliato. Crisi mistiche. È arrivato anche il mio di gatto. Perché è la giornata dei gatti. Ha iniziato a grattare la porta. Oh, oh, però vieni qua, eh. E non ti chiamo col tuo vero nome, sennò ci bannano. Non voglio sapere. Di che colore è il mio gatto? Ah. Ecco. Vieni qua. Su. Ah, ciao, Bubbo. Bello. Non so neanche come commentare questa cosa. Non lo commentare. Così messaggio in arrivo. Io farei attenzione così voi. Spero tu abbia ricevuto la mia lettera. Cascate di Yurus fino all'inverno in tua attesa. C'è del buono in te, io l'ho visto. Vuol dire che questi... mio caro Rosso, se stai sentendo la mia voce, temo di non avere molto... tempo rimasto. Abili Kenku ti hanno trovato. A quel punto dovremmo andarcene, ricorda, amico mio. Saremo accampati vicino alle... E si zitta. Io lo guardo vicino alle... Alle? Alle? Io ripete? Sì, tu ripete. Ok, io ripete. No. Spero tu abbia ricevuto la mia lettera. Cascate di Igrus fino all'inverno in tua attesa. C'è del buono in te, io l'ho visto. Vuol dire che questi... mio caro Rosso, se stai sentendo la mia voce, temo di non avere tempo rimasto. Abili Kenku ti hanno trovato. A quel punto dovremmo andarcene, ricorda, amico mio. Saremo accampati vicino alle... Credo siano accampati vicino alle cascate. Quindi, l'ordine delle parole è invertito. Semplicemente ha detto che è stato se ordinate le parole dice che è stato trovato dai Kenku. Non abbiamo molto tempo, lo aspetteremo fino all'inverno, mi sembra aver capito, alle cascate Igrus. In questo giorno siamo. Dax si guarda sul sopra. C'è un calendario. E vi ricordo che siete nel mese di Flame Rule. Scorep Track. Sì. Vedi che sta fissando il Kenku. Non so tanto. Io tiro fuori. Ti ha detto sì, ma non ti ha considerato molto. Tiro fuori la lettera, quella che mi ha dato il Coboldo, la Keflek. Mm-hmm. È lo stesso caro amico di questa lettera? Vedi che il drago lì per lì non guarda, fissa il Kenku e fa: ripeti ancora. Il Kenku si schiaccia la gola e fa: spero tu abbia ricevuto la mia lettera. Cascate d'Igirus fino all'inverno in tua attesa. C'è del buono in te, io l'ho visto. Vuol dire che questi... mio caro Rosto, se stai sentendo la mia voce, temo di non avere molto tempo rimasto. Abili Kenku ti hanno trovato. A quel punto dovremo andarcene. Ricorda, amico mio, saremo accampati vicino alle... Sono accampati alle cascate, sì. Cosa mi hai chiesto, Tyr? La lettera. È questa la lettera, sì, a cui si riferisce? Sì, è la stessa persona. Ti aspetta alle cascate, a quanto pare.
Alle cascate. Alle cascate. Non credo. Come? Non credi? C'è una cosa che non vi ho detto. Oh no, cosa? Quando vi ho raccontato della mia prigionia, ma non ho detto che non ero solo. Chi c'era? Con chi eri? Un elfo, un vecchio elfo, probabilmente un druido. Il suo nome era Mioris. E venne sottoposto alle torture come me e... Vedete che si blocca un attimo, osserva davanti a sé con sguardo vuoto, come se stesse cercando di ricordare. Eravamo solo io e lui. È stato lui a farmi capire le mie colpe, i miei errori. Però ha anche detto che c'è del buono in te, padrone. Quanto eravamo soli, avevamo solo bisogno di distrarci e lui mi raccontava le loro storie, storie di vicende eroiche. Però sembra che ora abbia bisogno di te. Io ne dubito. Eppure io ti sta aspettando. Capì i miei errori. Capì che cos'ero. Capì che non potevo essere perdonato. Non secondo lui. Sono passati secoli. Probabilmente nessuno si ricorda neanche della tua esistenza. Le tue, cioè, sembra brutto dirlo. Lui non mi sta aspettando. Mioris è morto. Eppure il Kenku è ancora qui. Perché continuavano a cercarti se non ti sta aspettando? Non mi interessa. Io non ho salvezza. L'unico modo che ho per espiare le colpe di quello che ho commesso e porre fine alla mia vita. Sempre un altro modo. Beh, potresti... Sentirebbe che hai mai visto un drago rosso compiere del bene? Le nostre storie non raccontano di draghi rossi che salvano il mondo, raccontano di distruzione, tesori, possessione. Il nostro stesso sangue è corrotto. Il fatto che io non abbia mai visto una. Il fatto che io non abbia mai visto una cosa del genere non vuol dire che questa cosa non possa accadere. Ma io ti faccio una domanda, Scoriabtrak. No, scusa, vai avanti. No, tanto devo dire l'ultima frase. Una persona che conosco mi ha detto che per quanto una cosa non può essere mai accaduta, c'è sempre una prima volta. Scorre, aspetta. Sì, vai. Ti faccio una domanda io. Tu hai mai visto tutti gli anni della tua vita? Hai mai visto nel mentale del fuoco fare qualcosa di buono? Ho visto elementari del fuoco obbligati a fare cose buone. Evocati da qualcuno. Ma un vero elementale del fuoco, proprio vero e vero libero, l'hai mai visto fare qualcosa di buono? No, personalmente no. Ecco, l'elementale del fuoco che c'è dentro di me è un elementale del fuoco preso in natura che sta aiutando a fare qualcosa di buono.
gente che vi fa vivere e quindi tipo io sono vivo e faccio di buono. Cioè non c'entra niente. Probabilmente era uno dei peggiori pezzi di merda prima, però adesso sto facendo qualcosa di buono. È tutta la questione di cosa fai, perché lo fai. Punto. La situazione è molto più semplice. Hai mai visto un drago rosso cercare la redenzione con la morte? Non lo posso sapere. Magari è morto. Ok. Come non puoi sapere che... Non puoi saperlo, hai detto bene. Come non puoi sapere se per un drago rosso esiste la redenzione. Puoi solo provarci. Infatti, le storie sono il passato, Scoria Track. Non puoi sapere il futuro. Questa lettera, questo tuo amico, perché così ti chiama, dice che ha visto del buono in te, dice che ha visto una possibile redenzione, sostiene di aspettarti, e questo Kenku a quanto pare nella prova. Tu dici che è morto, ma non sappiamo chi ti sta aspettando per lui o se è lui stesso che ti sta aspettando. Eppure il Kenku è qui. Ti ha portato il suo messaggio, ha detto che lo aspetta, ti aspetta alle cascate. Se non fosse così, questo povero Kenku non sarebbe qui a girare a cercarti. Scusate che mi si sta spegnendo il... Ok, Tyr, segnati un dado redenzione, un D10. Quanti dadi di redenzione avete in tutto? Io ne ho uno. Anche io ne ho uno. Io ne ho uno. Quello che avevo l'ho usato. Quindi siete a 4 in totale, giusto? Perché Tyr l'ha appena ottenuto un altro. Sì. Uno. Uno. Ok. Comunque io... 3 ore che stavo cercando di dire una cosa, ma non ci sono riuscito. Vai, dilla. Vai. E poi la storia non viene... Non è già scritta. Siamo noi da vivi con le nostre azioni... possiamo fare la storia, non è lei che fa te. Io poi io aggiungo un'altra cosa e dico, personalmente, se Bamut ha voluto che io fossi qua, c'è un motivo, e vuol dire che per quello me lo interpreto io, anche lui ha visto qualcosa di buono in te, e personalmente voglio essere in grado di vedere anch'io del buono in te, e voglio credere che ci sia del buono in te, e per ora non ho avuto motivo di credere il contrario. Se effettivamente questo è il tuo viaggio di redenzione, beh, non penso che stai che tu abbia imboccato la strada sbagliata. Vuoi... è ancora possibile. Basta con questi discorsi. Ho già preso la mia decisione. Monte Carnasso mi aspetta. Proseguiamo il nostro viaggio. Le decisioni. Vedete che si volta verso di voi e vi dà letteralmente la schiena. Dove sono le cascate? Non lo sai. Lo chiedo al Kenku. Ti indica verso il Monte Carnasso. Ok, quindi sono di strada. Io ora devo andare. Non ci accompagni? Io ora devo andare. Lo prendo. Vi serve sapere qualcosa? Dove vai? Cascate d'Igirus. E allora facciamo strada insieme? No. Ok. Io ora devo andare. Ma l'elfo che ti ha dato questo messaggio era ancora vivo, sì. Che vuol da dire? Da quanto tempo? Io non so. Da quanto tempo stai cercando il drago? Io non so. Tanto. Ah. È già passato l'inverno? No. Ok, allora non troppo, meno male. Vi auguro un buon viaggio. Detto questo, il Kenku si rivolta verso l'altipiano. Vedete che
ricorre dentro la boscaglia, sparendo presto in mezzo alla stessa. Fai attenzione alle arpie. Ehi, avvoltoi, ecoboldi. Notate nel frattempo che il sole sta iniziando a calare. Manca pochissimo al tramonto, ma un'altra ora di cammino la potete fare. E probabilmente lungo il sentiero potete trovare un posto dove fermarvi. Ma la ricerca di questo posto la proseguiremo nella prossima sessione, perché è stato richiesto che all'11:30 qualcuno andasse a letto. Quindi per stasera ci fermiamo qua. Infatti non ho fatto la pausa apposta così da farvi fare tutto. Sì. Ok. Grazie, master. Grazie, apprezzo molto. Ah, l'hai richiesto. Ci siamo riusciti. Siamo in salotto. Quindi spostaci sul salotto. Perfetto. Insomma, piccina ma densa. In chat chiedono cos'è la storia dei dadi redenzione. Allora, in realtà stiamo giocando un'avventura secondaria che ho preso sul DM's Guild, che è l'ultima marcia del drago tiranno. Ok, in questa avventura fondamentalmente loro hanno la possibilità di interagire con questo drago Scoriabtrak. I dadi redenzione sono dei dadi bonus che loro possono aggiungere a qualsiasi tiro riguardi un Scoriabtrak in qualche modo, principalmente rapporti sociali. Quindi se per esempio ci fate delle prove di persuasione o cose del genere, potete usarli. E poi ci sono stati dei punti specifici in cui vi ho dichiarato io che questi dadi potevano essere utilizzati. L'utilizzo del dado redenzione mi viene detto prima che venga effettuato il tiro, e il tipo di dado tirato dipende dal tipo di dado redenzione vinto. Quindi per esempio Tirne ha vinto uno da 10 e il Snax ne ha vinto uno da 6 oggi. Più ce ne avevano già altri due, e altri due li avevano usati in precedenza. Altri due o tre, non ricordo. Questo è no. Quanto. Più ci sono altre cose che loro non sanno. Lo scopriremo solo vivendo. Lo scoprirete solo vivendo. Comunque sono dadi chiaramente che indicano il cammino della redenzione del drago. Ok. Ah, Kefleck ha assistito a tutto in religioso silenzio. Vi sta seguendo tipo ombra. Molto silenzioso. E sempre con la testacchina. Questo per aggiornarvi anche sul kobold. È sempre lì, non è scomparso. Però non ha neanche fatto niente di male per il momento. Per il momento. Ok. Vedo un Bor particolarmente silenzioso e pensatore. Quindi la cosa un po' mi preoccupa. Sì, no, stavo capendo una cosa, tranquillo. Ma una cosa del gioco o una cosa... No, una cosa di... Di Streamlabs. Sono comparsi tasti in più e stavo cercando di capire a che servivano. Ok, va bene. Comunque, che ne pensate? Ci sta. Lo scoprirò la prossima volta, ti chiederò dove si trovano queste cascate che mi sono scritto, perché sennò mi dimenticavo il nome. Le cascate di Grust. Perché magari sono per la strada. Anche se non lo sai per il momento. Non credo che tu possa saperlo. Nella mappa non ci sono cascate disegnate? No. Guardala, ce l'avete accessibile. Appunto, comunque. Ci sto rientrando. No. C'è no, è un fiume, sì, un fiume quello. Magari. Di sicuro non è che possono essere in mezzo al deserto le cascate. Ah, quello è poco, ma sicuro. Sono colline, montagne, quindi insomma. Dov'è la mappa? Magari. Calendario mappa della Costa della Spada? No, magari no. Oddio, forse. No, c'è proprio scritto mappa di Boldrin. Di Bodrin. Ce l'hai sotto la mappa della Costa della Spada? Sì, lo so. Ok. Dove l'hai visto il fiume? Scusa, Tashund. Snax. C'è un ponte. Ma il ponte quella è la strada principale, non è un fiume. Sì, infatti, non lo so, mi sembra un fiume. Ah, ok. Però, scusa, se c'è una palude vuol dire che c'è dell'acqua. Cioè, se guardi a nord, diciamo, a destra del castello, c'è un ponte che attraversa una linea, quello potrebbe essere il fiume, magari. Sì, anche. Sì, non è che ci sono un fiume, vabbè. Sì, ok, dico, in base alla mappa che abbiamo disegnata da un bambino di 3 anni. No, era un mercante, però va bene uguale.
mercante che non fatti segnare. Spero che non tenga i conti come le mappe, perché sennò è la fine. Vabbè, questi sono problemi suoi, non nostri. Anche cascate, come si chiamavano? Dilbrus. No, ce l'ho scritto. Digirus. Vabbè, perdonami. Non so scrivere. Beh, magari lo troviamo lì. Yep. Magari ci passiamo, magari una piccola deviazione. Però il Kenku... Allora, non so se avete visto l'immagine che ho messo... Sì, quella di... Quello sblocca un ricordo. Mi sblocco un ricordo. Sì, ma spiegalo anche a chi non può vedere, tipo me. Come la dovrei vedere di preciso? Ma è, oh mio Dio, non è quel tizio, quello non è un Kenku, comunque sono corvi. Di base. Sì, quella è una volpe travestita da pollo. Se hai capito di che cosa si parla. Sì, 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 ma non è assolutamente quello. Sì, però un Kenku vestito di verde con l'arco e Robin Hood. Effettivamente. Vabbè. Se ci pensi. Io mi sono scordato tutti i nomi dei tizi dell'avventura principale. Ok. Io sto guardando la lista dei personaggi che abbiamo qui e non so chi sono. Ma dove? Nella lista dei cosi. Su... La famosa lista dei cosi. Nel diario di coso, nel diario di Roll. Ok? Ci sono i nomi delle persone, tipo esco Bertil Rosso, Tarbau Nightil. Nightil mi ricordo che era tipo il precetto del paese lì, il sindaco. Governatore. Il governatore, quello. Quasi, dai. Ah, hai scoperto chi era? Il nano fattone? Sì, visto che ti ricordi. Ok, sì, questi qui più o meno me li ricordo, però Giaffo non mi ricordo chi è. È l'altro che avete trovato nudo dentro la caverna. Che vi ha dato la polverina. L'ex taverna. Ah, la polverina della birra, quella che c'ho io. Stimola la vita, ma no. Invece, un'altra cosa, io mi ritrovo in inventario, che li ho visti oggi... E me li ho scordati completamente, ok? Mi ritrovo in inventario una spada corta, magica, punto interrogativo, che abbiamo preso nella Torre del Mago, insieme al vestito da mago e alla corona di Amadran. Presumo fosse Amadramus, che era il mago della torre. Sì, l'avete preso dalla torre. Ok. Che cosa sono queste cose? Perché le ho prese? Quello che c'è scritto, perché non le hai mai identificate, quindi c'è letteralmente scritto quello. Poi sai, ti è entrato il guril interiore e sta a rubare cose a casa a un certo punto. Va bene, ma la torre, quindi va bene. Cioè, quindi boh, non lo so. Ok, dovrò identificare stanotte quando faremo il riposo lungo, perché faremo il riposo lungo, cercherò di identificare questa. Non ora, non lo vi dico subito che non lo fate ora. C'è ancora un po' di cose prima del riposo lungo, probabilmente lo facciamo alla fine della prossima sessione, il riposo okay, lungo. Ok, va bene. Oh mio Dio. Un'ora di gioco hai detto che c'era. Cioè, aspetta, no, ho detto aspetta. Che c'era un'ora prima del tramonto. Aspetta. Io ho un punto ferita. È un mondo di merda, Bor, che ti devo dire? Può bastare. Cioè, basta che fai bene attenzione, no? Se inciampi muori. Cioè, ma anche se mi cade una foglia in testa muoio. Sei una foglia d'ortiglia. No. La foglia no. Una pigna, d'altro canto, sì. Ma anche se mi punge un'ape. Perché Kiln è arrabbiato? Che non sono arrabbiato, sto ascoltando, sono un po' stanchino anche. Anche se mi punge un'ape penso che muoio. Esatto, vai sciocca anafilattico istantaneo e muori. Comunque dai, interrompiamo prima, perché sennò non ha senso interrompere prima, cioè chiudiamo prima. Esatto. Vi ricordo che la sessione sarà caricata mercoledì prossimo sul nostro canale YouTube Compagnia del Fringuello. Informazioni e altre cose le trovate su Facebook Compagnia del Fringuello, Telegram Compagnia del Fringuello, Instagram Compagnia del Fringuello, dove ci sono anche i meme quando si ricordano di farli. Ma perché dici che non farla sta cosa? Perché non lo fate? Perché oggi li ha fatti Gurir. Oggi li ha fatti Gurir.
c'è comunque comunque, quindi su questi tre canali per tenersi aggiornati. Su YouTube si recuperano le live, su Twitch ogni mercoledì sera alle 9 e un quarto, 9 e mezzo, 10, è un orario molto variabile, si va live con la sessione. Quindi mercoledì prossimo, il 22 febbraio, sì, siamo di nuovo live per continuare questa avventura. Oltre a questo, ricordiamo anche che abbiamo un podcast che è un po' variabile, lo registriamo quando ci abbiamo voglia, tempo, principalmente io, poi un po' Berkars, poi chi vuole partecipare è benvenuto, che lo trovate come il Cantastorie Stonato su Spotify. Oddio. E vi devo ricordare ogni tanto di condividerlo anche su Telegram, perché me lo dimentico, cioè potete condividerlo su Telegram, su Facebook, ma me lo scordo. Però lo condivido su Instagram, almeno questo. E abbiamo anche il Patreon. Dio, io mi dimentico due cose. Abbiamo anche il Patreon. Quante cose. Va bene, questo è quanto. Detto questo, come la chiamiamo sta sessione? 17. Sveglia? Perché 17? Perché abbiamo tirato un quantitativo di 17 spropositato in questa sessione. È vero. È no, vero. Qualcosa di più. Cioè, più che altro direi che oggi eravate particolarmente spenti. E anche l'ultimo neurone se ne va. Scendiamo, e anche l'ultimo monti. Neurone se ne va. E anche l'ultimo neurone se ne va. È bellissimo. A posto. Poi con quel Kenku. Poi col Kenku che vi dà il messaggio disordinato proprio stasera. È proprio la serata giusta per il messaggio disordinato. Per inciso erano 10 frammenti da riordinare. Vabbè, non erano molto difficili. Vabbè, il senso abbiamo capito l'idea generale, diciamo. Non si capiva. Quanto però vive? Erano 10 frammenti. Quanto vive un elfo? Tanto. Tipo? Chiaramente non è morto di vecchiaia. Se è morto. Te l'ha detto Scoria, tra che è morto. Ok, ma che è lì che lo... Quel, il coso ci dice che è lì che lo aspetta. Io, chi mi dice che Scoria tra che ha ragione? Potrebbe essere un impostore. Appunto. Cioè, nel senso, so, è 50 e 50, decidi te. Scoria tra che ti ha detto che è morto. Kenku dice che lo aspetta. Oh. È un fantasma. È un impostore che vuole rubarci il drago. Per me è morto. No, per non me è neanche vostro il drago. Si vuole ammazzare in una voragine il drago. Che ti ruba. Questi sono dettagli. Ma Scoriaptrack non sa che abbiamo le uova di drago. Oh, è vero. A parte che ne hai una al momento e non ce l'avete neanche voi. Lo so, lo so. Però è molto vicina a conti fatti. Sì, e nei nostri fare. Cuori possiamo far leva sul suo istinto materno. Ma è un uomo bellissimo, bellissimo. Berkars col gatto davanti. È un uomo. Scoria track, ok. È l'istinto paterno. Siamo lì. Non mordere il microfono. Istinto dragherno, bastardo. Istinto dragherno, nome della live. Comunque. Istinto dragherno, posto bello, va bene. Comunque, qual è il titolo? E anche l'ultimo neurone se ne va. Ok. Detto questo, a dire l'ultima parola di stasera è Meli. Bella ultima parola. Mi raccomando, stessa intonazione. Mandarino. Noi vi auguriamo, mandarino, noi vi auguriamo una buona notte, buone botte, no, vi auguriamo una buona notte. Ci rivediamo tra una settimana. Forse. E niente, spero che siate più allegri di Scoriaptrack attualmente, perché Scoriaptrack non è molto allegro, quindi vi auguro di essere più allegri di Scoriaptrack. E dalla cupola del Fringuello è tutto mandarino. Mandarino. Buonanotte.